Stefano Chianese, Università di Roma Tor Vergata, presenta un paper sulle migrazioni interne, housing, povertà nella Roma fascista, i baraccati, 24-33. Prego. Dunque, vai. Mi unisco anch'io naturalmente ai ringraziamenti al professor Vasta e a tutti gli organizzatori della conferenza, e il paper che vi presento ha caratteristiche e come dire, sapori diversi da quelli che abbiamo fin qui ascoltato. È un paper che ha un taglio per lo più descrittivo e nasce sostanzialmente dalla scoperta, dall'individuazione di una documentazione d'archivio, una fonte d'archivio, che mi è sembrata talmente particolare, interessante, caratteristica, che ho deciso di dedicargli, come dire, uno specifico approfondimento. L'Italia, che non va, ecco, abbraccio, ok, vado. La storia postunitaria di Roma, ma anche di tante altre grandi città italiane, è caratterizzata da uno sviluppo edilizio urbano molto caotico e disordinato, e che soprattutto dava scarsissima attenzione al social housing, alla edilizia popolare e sociale. E come spesso accade quando, come dire, lo Stato, la politica non interviene, sono gli individui a sostituirsi. E così la storia di Roma è caratterizzata da il tanti problemi tecnici. È caratterizzata, come il panorama urbano di Roma è stato caratterizzato per anni dalla presenza di veri e propri slum, da veri e propri baraccamenti, che hanno ospitato per decine e decine di anni, si può dire dall'entrata di Roma nel regno fino agli anni 70-80 del Novecento, un numero considerevole di popolazione povera romana. Dell'argomento si è interessato soprattutto il mondo della sociologia, dell'antropologia, storici urbani e urbanisti. La nostra memoria storica sull'argomento ci deriva soprattutto dalla letteratura e dal cinema. Pasolini, ma anche De Sica, ma ancora di più forse quello che maggiormente rimane nella memoria è Brutti e sporchi e cattivi di Ettore Scola, che hanno raccontato pezzi di vita dei baraccati romani, soprattutto nel secondo dopoguerra. Naturalmente il fenomeno dei baraccamenti è strettamente legato ai flussi migratori che hanno coinvolto Roma fin dalla sua entrata appunto nel Regno d'Italia. Ora, un periodo in cui i flussi migratori verso la capitale fu particolarmente intenso fu proprio gli anni tra le due guerre mondiali. Come potete vedere, tra 1921 e 1936 Roma aumenta la propria popolazione del 74%. Questo tra l'altro anche in contraddizione con le politiche che il fascismo cercò di attuare durante quei 20 anni. Una delle politiche fondamentali, demografiche fondamentali del fascismo, era quella di ostacolare i fenomeni di urbanizzazione con leggi sempre più restrittive da questo punto di vista. Eppure proprio dalla seconda metà del 1920 i flussi migratori verso Roma sostanzialmente triplicano rispetto a tutti i 60 anni precedenti di storia unitaria, e poi, come vedete, restano sostanzialmente stabili per tutto il periodo tra le due guerre. Conseguenza di questo naturalmente è l'esplodere del problema delle abitazioni e l'ulteriore esplodere del fenomeno delle baracche all'interno della città. Il problema dell'housing fu tra l'altro ulteriormente reso complicato dal combinato di altre due questioni. La prima era la liberalizzazione del mercato della casa, che avvenne nella seconda metà degli anni 20,
e che aveva tra l'altro la, come dire, la fine politico di cercare di aumentare gli investimenti in edilizia, ma che ebbe come primo inevitabile risultato quello di aumentare i costi delle case, visto anche l'enorme richiesta data dall'aumento della popolazione. E poi il secondo problema è stato la ridefinizione della struttura urbana del centro storico di Roma, che negli anni post bellici venne definita come gli sventramenti del centro antico, che spostarono un pezzo di popolazione povera del centro storico romano verso le periferie. E quindi romani espulsi e migranti che arrivavano soprattutto dal mondo rurale si trovarono in competizione sul mercato edilizio romano. Come dire, testimonianza di questa difficoltà del mercato edilizio romano, vedete qui i costi annui di una stanza tra il 27 e il 30. Non abbiamo serie molto lunghe, però questa ci fa vedere quanto fosse diverso il costo della casa a Roma rispetto alle altre grandi città italiane. Stiamo nei termini del doppio, addirittura del triplo rispetto alle altre grandi città. Dunque, ad affrontare il problema dei baraccamenti in città fu sostanzialmente il governatoriato di Roma, che era l'ente locale che gestiva Roma durante il fascismo e che era emanazione diretta sostanzialmente del regime. Erano i governatori erano sostanzialmente nominati da Mussolini stesso. Ora, la documentazione il governatorato aveva la competenza, ma nello specifico era l'ufficio assistenza sociale del governatorato a affrontare il problema. Ora, la documentazione archivistica dell'ufficio assistenza sociale del governatorato di Roma ci offre un quadro fantastico rispetto alla vicenda dei baraccati. Ci offre due cose: una, le policy applicate dal governatorato per affrontare il problema, e due, come vedrete da poco, ci descrive proprio chi erano i baraccati romani durante quel periodo. Per quanto riguarda le policy, vi ho qui messo una lettera scritta da Mussolini al governatore Boncompagni Ludovisi nel 1933, che sintetizza perfettamente le policy applicate dal governatorato. Cioè, come dice Mussolini, per sbaraccare occorre baraccare. Cioè, che cosa vuol dire? Occorre levare la gente dalle baracche dove stanno, costruire delle altre baracche che all'epoca venivano chiamate casette super economiche e messe semplicemente in posti un po' più isolati, un po' più nascosti. Appartati, esattamente, come dice lui. Non li facciamo vedere, no. Mettiamo un po'. La seconda questione è rastrellare il numero più ampio possibile di famiglie immigrate e rimandarle a casa. Questa operazione avveniva sostanzialmente attraverso la scelta, la selezione di famiglie particolarmente disagiate, magari che avevano, che ne so, una donna come capofamiglia e quindi non riusciva a gestire proprio materialmente a vivere in città, e venivano rimandate indietro dandogli un piccolo obolo e pagandogli le spese di viaggio. Terzo punto, un controllo del territorio serrato che impedisse in qualche maniera di l'espandersi ulteriormente di questi baraccamenti. La lettera tra l'altro ci testimonia anche un'altra cosa, che la questione dei baraccamenti a Roma non era un problema semplicemente locale, ma coinvolgeva Mussolini stesso. La politica su Roma, la politica di grandeur che il regime aveva affidato alla propria capitale, contrastava troppo con la presenza e la diffusione di fenomeni che testimoniavano una povertà molto diffusa nella città. E quindi Mussolini stesso e il regime in generale si occupò in prima persona della questione. Ora, dicevo appunto, le policy erano queste, e tra le policy applicate per il controllo del territorio, il governatorato di Roma indice una serie di censimenti della popolazione baraccati a partire dal 1924 fino al 1933. Ora, di questa documentazione purtroppo la gran parte è andata persa, e anche le informazioni che conosciamo sono molto ridotte per tutti i primi censimenti.
per il censimento del 1933 invece sono stati individuati, esistono tutte le singole schede censuarie delle famiglie di baraccati. Stiamo parlando di circa 4.500 famiglie per un totale di circa 20.000 individui. Quindi sostanzialmente, visto che Roma all'epoca era più o meno 1 milione di abitanti, è il 2% della popolazione globale della città. E le informazioni che riusciamo a tirar fuori da questi censimenti sono molto ricche. Per quanto riguarda il capofamiglia abbiamo informazioni amplissime, sia dal punto di vista dei redditi, del lavoro svolto, ma anche da quanti anni vivevano a Roma, da quanti anni vivevano in baracca. Qual era la ragione che ha spinto queste persone a lasciare le baracche, a lasciare la precedente abitazione e trasferirsi in baracca? Per quanto riguarda invece il resto della famiglia, le informazioni sono un po' più scarse, però consentono comunque di ricostruire lavoro, income e la partecipazione dei bambini alla scuola. Qui avete i dati aggregati dei censimenti che ho individuato. Quello del 24 era eroico, cioè era un fogliettino su cui erano scritti dei numeri. Quindi, però come vedete, a parte quello del 29, che fu fatto su un territorio più vasto, ci si spinse in quello che era definito il suburbio della città, quindi proprio anzi è quasi campagna praticamente. Però come vedete per gli altri tre i dati sono abbastanza stabili e secondo me anche un po' sottostimati per due ragioni. Una, i baraccati sono prima di tutto immigrati non tanto desiderati e poi sono abusivi, quindi che avessero in qualche maniera alcuni di loro cercato di evitare il controllo è molto plausibile. E poi perché il fenomeno del baraccamento è di per sé un fenomeno molto volatile, in continua evoluzione, si spostava da una zona all'altra della città, quindi è molto probabile che questi numeri siano abbastanza sottostimati. Quella che vedete non è chiarissima, ma è la mappa costruita all'epoca con i dati del censimento che mostra la collocazione delle baracche all'interno della città. Come potete, quelle in rosso sono le baracche costruite in muratura, quelle in verde sono le baracche costruite in legno. Come potete vedere si trovano la maggior parte a ridosso del centro urbano, ma alcune di loro si spingono fino alle zone più centrali della città, sotto al Colle Palatino, sotto le mura vaticane, quindi è un fenomeno che molto visibile. Che vuol dire verde e rosso? Verde sono quelle in legno, rosso quelle in muratura. Ma quelle sono verdi? Facciamo il tempo della patente nuvolare. È un po' schermata la foto, però ci sono. Ora, appunto, la base dati su cui si fonda l'articolo, il paper, è sostanzialmente appunto la schedatura dei baraccati che ho inserito. Invece le case? Le casette sono le famose casette super economiche di cui parlavamo prima. Allora, vi do da ora in poi più o meno i risultati di questa prima analisi, molto descrittiva e poco analitica del campione. È una composizione genere sostanzialmente equilibrata, con una leggera maggioranza di maschi, circa il 52%, una evidente maggioranza di immigrati, il 67%. Conosciamo la provenienza dei capi famiglia, non di tutti i membri della famiglia, ma solamente dei capi famiglia. Quindi c'è una prevalenza di famiglie nucleari, più o meno composte da 4 persone, ma all'interno dei baraccamenti poi esistevano gruppi familiari estesi, tutti concentrati all'interno dello stesso baraccamento, e un'età media molto bassa, intorno a 24 anni, che è spiegabile dalle piramidi demografiche che vedete qui. Quella di sinistra sono i baraccati, quella di destra sono i romani del 1931. Come potete vedere, le baracche, le baraccopoli erano piene di bambini sia in età prescolare sia in età scolare, mentre il gruppo dell'età in età lavorativa è più o meno del 50%, 50-55%,
molto pochi in realtà sono invece quelli in età più avanzata. Quindi appunto tutti questi bambini che vivevano in baracca scontavano naturalmente una condizione di vita molto disagiata. Questi bambini sono nati e sono cresciuti dentro le baracche e naturalmente questo è un grosso peso dal punto di vista del living standard di questi bimbi. E come potete vedere è abbastanza evidente dalla partecipazione di questi bambini alla scuola, che è ridottissima. Appena il 28% dei bambini va a scuola, è iscritta a scuola. Ma questa informazione è self-reported? Infatti anche qui bisogna un attimo valutare quanto sia attendibile, o meglio, io credo che sia fortemente attendibile per una ragione: in realtà la maggior parte di queste famiglie non erano iscritte all'anagrafe romana, non erano cittadini romani, e quindi non hanno neanche il diritto ad andare a scuola a Roma, in realtà, questi bambini. Neanche l'obbligo, quindi. O meglio, l'obbligo avrebbero avuto. Sì, l'obbligo c'è. Cioè, l'obbligo in questo periodo, tra l'altro, è a 14 anni. Però tecnicamente non potevano andare a scuola. Tra l'altro, per queste famiglie la vita in baracca non era un passaggio breve, non era una soluzione temporanea per poi accedere magari a una social housing o comunque a una situazione abitativa migliore. Il 55% del campione è in baracca da più di 5 anni, un quarto di esso è in baracca da più di 10 anni. Chi vive in baracca da appena 1, 2 o meno di un anno, in realtà sono spesso migranti arrivati da poco e che quindi probabilmente continueranno la loro esperienza abitativa all'interno dei baraccamenti. Quindi è una strategia abitativa di lungo, o quantomeno di medio o lungo periodo. Questa la faccio vedere molto velocemente perché è molto carina, ma forse meno rilevante rispetto ad altre. Le ragioni per cui si è abbandonato la precedente abitazione: la maggior parte delle persone dicono per stare meglio, per migliorare. Sembra un'enorme contraddizione, ma in realtà, se ci pensate bene, non lo è, perché queste sono famiglie di immigrati e chi emigra ha, come dire, naturale speranza di migliorare le proprie condizioni abitative, le proprie condizioni di vita in generale. E in realtà diciamo, è evidentemente un insuccesso alla fine della cosa, però un quarto di loro si dichiarano di trasferirsi per migliorare le proprie condizioni di vita. Altre dicono ragioni economiche, soprattutto quelli che non riuscivano a pagare un affitto in una casa normale, andavano a vivere nelle baracche. Altri erano stati cacciati perché per le demolizioni del famoso sventramento di cui avevamo parlato prima, e poi ci sono le ragioni personali, che sono per lo più matrimoni, gente che si sposava, ragazzi, persone che si sposavano e avevano bisogno di trovare una casa al di fuori della famiglia e quindi costruivano una baracca, oppure compravano una baracca, perché anche su quello poi magari dopo cerchiamo di ragionare su il mercato delle case, delle baracche. E poi per ragioni di lavoro e altre ancora. Allora, vediamo un attimo la questione lavoro. Di tutto il campione, tutta la coorte, in età lavorativa, appena il 34% lavora, ha un lavoro. Quindi sostanzialmente c'è un lavoratore ogni 5,3 individui. Quindi prevale sostanzialmente una famiglie con un singolo reddito, monoreddito. I settori di occupazione sono abbastanza poco sorprendenti, mettiamola così, nel senso che si trova i settori delle costruzioni, che sono un classico lavoro, diciamo, rifugio per classi sociali più basse, e tra l'altro è anche un settore, come diciamo l'altro giorno, che a Roma è sempre molto a forza, probabilmente uno dei fattori di uno dei pull factor più importanti rispetto all'immigrazione che stiamo osservando. E poi, vabbè, come vedete gli altri, la cosa forse più divertente è che la maggior parte di quelli che sono impiegati nei servizi sono dipendenti
del governo dorato. Cioè, no, è vero, sono, la maggior parte di quelli di identità sono uscieri, netturbini, guidatori di autobus che lavorano per l'ente che sta cercando in realtà di sfollare dalle loro baracche. Allora, se il, per i maschi in età lavorativa la disoccupazione è un fenomeno che, diciamo, copre circa il 20% del campione, per quanto riguarda la donna, le donne invece il lavoro sembra completamente assente. Appena il 10% delle donne dichiara di avere una professione. I dati potrebbero essere anche qui sottostimati, è probabile che ci siano delle donne che facciano dei lavori occasionali, informali, che non dichiarano, ma comunque è abbastanza evidente che, diciamo, il lavoro femminile è sostanzialmente assente. Quelle poche donne che lavorano, lavorano per lo più come servizi, come donne di servizio, e comunque anche qui, diciamo, la distribuzione è abbastanza classica. Chi lavorava nella manifatturia, per la maggior parte, per la metà dei casi, lavora poi nel settore tessile. Anche il lavoro minorile sembra sostanzialmente non esistere. Stiamo parlando di appena il 4,6% del campione, quindi sostanzialmente anche qui potrebbero essere, ci sono alcune delle sottostime, ma i numeri sono talmente evidenti che appunto è evidente che ci siano un modello che è sostanzialmente quello del male breadwinner. Cioè, queste famiglie hanno solamente il maschio adulto che lavora tendenzialmente, dove è possibile. E ho cercato di immaginare le ragioni per cui a lavorare fosse solamente il householder. Prima di tutto, la presenza di tanti bambini in età prescolare o che comunque non andavano a scuola, certo, non aiuta al lavoro femminile. Molto probabilmente, no, queste donne erano tenute a rimanere a casa ad accudire i bambini. Ma poi anche le condizioni, il combinato delle condizioni di immigrato e di slum dweller fa di queste famiglie, come dire, un corpo a parte rispetto alla città, e li tiene probabilmente fuori dai network che poi in Italia sono molto utili per raggiungere, per riuscire a lavorare in... Ora, indipendentemente dalla ragione per cui questo modello persiste, questo modello pesa molto sulle condizioni economiche di queste famiglie. Questo è un piccolo esperimento, un po' eroico, fatto sulle dichiarazioni dei redditi di queste famiglie. Allora, i redditi sono dichiarati anche qui a giornata. Non ci sono stanghette che mi dicono quanti giorni lavoravano, e quindi io mi sono basato in realtà sulle stime di Huberman e Mintz del 2000, uscite su Exploration, e che sostanzialmente mi danno, vi sintetizzo un attimo prima il grafico. Allora, le due curve rosse e blu sono la distribuzione dei redditi dei baraccati, considerando un upper e lower bound in base alle giornate lavorate. Il rosso sono i 269 giorni, che è la stima di Huberman e Mintz. Il blu è sono ridotte del 20%, è un tentativo di guardare come la curva si muoveva in base a una riduzione delle giornate di lavoro. E non si muove tantissimo. In verde avete la distribuzione redditi del 1931 e la linea rossa è la linea di povertà del 31, calcolata da Vecchi e Amendola. Allora, se in Italia la linea di povertà, sotto la linea di povertà, è il 30% della popolazione, tra i baraccati ci troviamo tra il 45 e il 55%. Perfetto. Ritengo abbastanza ottimistiche queste stime del 45-55%, per due ragioni. Una, per le giornate lavorate, che non avevo altri appigli, ma mi sembrano un po' eccessive. Queste sono soprattutto lavoratori edili, quindi andavano in maniera molto stagionale, e quindi su questo c'è molto da ragionare. E poi sulla natura stessa della linea di povertà. La linea di povertà di Giovanni è calcolata, prima di tutto è una media nazionale,
e gli slum dweller romani scontano un costo della vita probabilmente più alto in media rispetto alla popolazione complessiva italiana, anche perché la linea di povertà è calcolata moltiplicando la quantità di calorie necessaria per il costo delle calorie. Ora, la quantità di calorie ci troviamo probabilmente, corrisponderà sul costo, è tutto da verificare. Comunque, se noi spostiamo anche di poco la linea di povertà dovuta a maggior costo della vita, oppure si spostano le linee in base alla riduzione di giorni lavorati, il numero di poveri aumenta in maniera esponenziale, data l'andamento della curva che a un certo punto diventa quasi parallela alla linea di povertà. Vi faccio vedere giusto l'ultima cosa, poi magari mi tengo sulle questioni di migrazione due minuti alla fine. Qua vedete la distribuzione dei decidi, che hanno una bella, in realtà, una dinamica abbastanza interessante, perché tra il primo e il decimo c'è una notevole differenza. Notevole differenza che però è spiegata sostanzialmente dalla terza parte della colonna. Quanto più è numerosa la famiglia, naturalmente, essendo famiglie quasi tutte monoreddito, si garantisce un reddito pro capite più basso. Più meno numerosa è la famiglia e il reddito pro capite aumenta. Se c'ho un minuto proprio, uno. Vi do giusto alcuni caratteri velocissimi dell'emigrazione. Queste famiglie arrivano per lo più dopo un viaggio abbastanza breve, cioè le province del Lazio sono le province prevalenti. Poi ci sono le tre regioni della dorsale adriatica centro-meridionale, Abruzzo, Marche e Puglia. Come potete vedere, a parte Bari, mancano sostanzialmente le grandi province meridionali. Quindi la migrazione, i caratteri, diciamo, delle migrazioni che osserviamo è corto raggio, prevalenza della direzione est-ovest piuttosto che sud-nord, un carattere quasi esclusivamente rurale. Il 95% di queste famiglie arrivano da piccolissimi centri. Una composizione alla partenza, partono sostanzialmente giovani single o giovani coppie. Questo non lo posso dire perché non so se erano sposati al momento della partenza, so che non avevano figli. Quindi o giovani coppie o giovani single, e una presenza notevole di catene migratorie, sia familiari sia, diciamo, di compaesani, se vogliamo dire così. Io ho finito per, come dice il titolo, uno studio della relazione tra immigrazione, povertà e crisi abitativa, con focus geografico sugli slum romani, le baracche, fenomeno che è una costante nella storia romana ed esplode con la crisi dell'86, cioè e nasce già almeno con la crisi dell'87, esplode nel periodo interwar, cioè epoca fascista, e l'autore ci ha fatto vedere che ci sono vari fattori concomitanti. Primo su tutti, un aumento incredibile della popolazione, 74%, però sicuramente non hanno aiutato la liberalizzazione del mercato degli affitti e i cosiddetti sventramenti. I dati ci vengono, sono stati rinvenuti all'archivio Capitolino e ci provengono dall'ufficio assistenza sociale, che era l'organo del governatorato deputato all'assistenza sociale, anche se questi dati venivano raccolti in funzione di attuali politiche sostanzialmente repressive, di contenimento ma spesso di repressione del fenomeno. E quindi i dati consistono in un censimento dei baraccati, termine tra l'altro curioso perché un po' si riferisce alle persone, participio passato un po' del verbo baraccare, diciamo. Sono persone che subiscono queste condizioni. I dati si riferiscono agli anni 24, 27, 29, però con disponibilità limitata, e invece con grande dettaglio all'anno 33. E il paper, dicevo, fa un'analisi molto dettagliata di questi dati che ci vengono dal censimento del 33, che si riferiscono a 4.405 famiglie, l'intera popolazione dei baraccati,
e ci sono tutta una serie di variabili che abbiamo visto, cioè household size, dimensione della famiglia, età del capofamiglia, luogo di provenienza, data di arrivo a Roma, dopodiché caratteristiche dell'abitazione stessa, dove si trova Roma, che tipo di baracca è, e c'è l'informazione molto interessante su da quanto tempo si sta in baracca, che ci fa vedere che spesso è una strategia di lungo, medio-lungo periodo e spesso è la prima e unica unico tipo di abitazione conosciuto a Roma. Dopodiché c'è tutta la parte molto dettagliata sui jobs and incomes che ci fa vedere, questo è veramente molto interessante, come oltre all'esclusione dal mercato abitativo c'è anche una esclusione dal mercato del lavoro, che è ovviamente collegata, però è molto impressionante come donne e bambini siano estranei completamente. Dunque, il mio commento principale, anzi l'unico direi, è che queste variabili sono analizzate in una per una, e secondo me si andrebbe a reperire molte informazioni in più mettendo insieme queste variabili, il che vuol dire incrociandole, facendo una cross-tabulazione. Magari vediamo anche, abbiamo dati sull'educazione, sul titolo di studio? No, però magari quella ce la possiamo ipotizzare sulla base del lavoro, cioè sappiamo chi è operaio specializzato, chi non specializzato, quindi quello magari qualcosa ci dice. Possiamo, non so, fare una cross-tabulazione del place of origin e del tipo di lavoro, però possiamo anche costruirci nuove variabili. A me pare particolarmente interessante andare a vedere qua, noi abbiamo l'informazione sull'anno di arrivo a Roma, cioè quanti anni, da quanti anni si risiede a Roma e da quanti anni si risiede in baracca. In molti casi si risiede, le due cose coincidono, però mi pare di capire dal paper che non sempre le due cose coincidono, giusto? Quindi ci può stare che si è resistito un periodo a Roma in, in un tipo di abitazione diverso da una baracca, e quindi questo tipo possiamo andare a vedere come le caratteristiche dei baraccati, delle famiglie, delle persone, impattano sulla abilità di resistere al di fuori di questo tipo di condizione, che ovviamente è condizionato anche da fattori esterni, da fattori esogeni, perché c'è la liberalizzazione e lo stentramento, quindi molte persone vengono mandate via. Dopodiché, se è intenzione, se è desiderio dell'autore, qua ci si può anche mettere un apparato econometrico con una regressione tipo count oppure una survival analysis. Poi un altro commento che avevo, che era quello di collegarlo a schede censuarie del censimento generale, è stato cassato dall'autore stesso ieri in una discussione privata, quindi mi fermo qua. Violento di lancio. Non lo picchiamo, sì. E qui in buone condizioni, non mostra lividi. Allora, Gabriele, Giovanni, Francesco e Patrizio. Facciamo Patrizio qui. Gabriele. Io mi riallaccio forse in parte a quello che ha già detto Giacomo, però più che un discorso sulle variabili è un discorso sulla cornice del paper. Questa è un lavoro che parte dalla fonte, no? Cioè sembra partire dalla fonte, e è un lavoro eccellente. Magari si può parlare anche a può essere incorniciato rispetto ad altri dibattiti, per esempio il discorso sulla migrazione interna, che non è molto insomma nella presentazione è stato valorizzato un po' alla fine, però è un soprattutto per il periodo fascista un dibattito abbastanza ampio con non molta evidenza ancora, no? Quindi un'idea. Grazie Giovanni. Ma dunque io volevo, interessante, ho un po' di curiosità sul problema della linea di povertà e sul costo dell'abitazione in particolare, perché la baracca costava zero o era una cosa positiva, perché
naturalmente una parte consistente dei costi sono legati all'abitazione, quindi magari questo potrebbe spostare l'IVA. Primo punto. Secondo punto, questa arrivazione dei redditi è ovviamente parte del censimento. In quale misura questo non catturava occupazioni occasionali o permetti? Perché questi redditi sono estremamente bassi e quindi c'è un pesante rischio di sottovalutazione di questi redditi. Terza cosa, fisicamente, con mia totale ignoranza, la struttura della baracca dava la possibilità di avere spazi tipo per orti, roba e piccola produzione per autoconsumo? Fine della domanda. Patrizia? Sì, io mi chiedevo che tipo di vita associativa ci fosse, di relazioni sociali ci fossero dentro le baracche, dentro i baraccamenti. E anche per comprendere se al di là dei canali lavoro, scuola, per esempio il mondo del non profit che era così importante nell'area di Roma avesse creato comunque un legame con questa area e in qualche modo lo portasse dentro la città, eccoci. E quindi se fossero stati messi in atto dal mondo del non profit romano dei percorsi di integrazione di almeno alcuni gruppi familiari. L'altra cosa è che sulla fine degli anni 30 c'è questo intervento molto forte della legislazione fascista con la creazione degli enti comunali di assistenza e quindi gli enti comunali di assistenza in un caso come Roma immagino che interverranno pesantemente sulla questione delle baracche e dei baraccati e mi chiedevo cosa. Francesco, rispondi. Allora, intanto è un progetto interessante, assolutamente interessante. Una cosa che cioè poco consistente secondo me sono con i dati sulla fertilità che mi lasciano un po'. E questi hanno tanti bambini, quei bambini non lavorano. Io non credo nella storia che questi, cioè le famiglie fanno figli solo per tanto per fare sesso, per così dire. Cioè, c'è qualcosa che non può. Cioè, adesso qualche attività. Ma ci adesso qualche attività. Il problema, la domanda è se c'è un. Anche un, il trend è sempre difficile, che ci vede 5 anni, 3, 4 anni. Però se c'è un trend, diciamo, di fertilità nel tempo, se lo vedete. E la cosa che volevo anche chiedere è se c'è un clustering a livello di migrazione. Cioè, tutti quelli che vengono dalla Puglia stanno in una baraccopoli, tutti quelli che vengono dalla. Questa era un'informazione che secondo me dovreste più sfruttare e secondo me è un must, dovete sfruttare l'informazione della mappa, dovete georeferenziare dove stanno le baraccopoli e usare quel tipo di informazione, perché non è sicuramente che non è random, non è cosa, però magari ci sono appunto delle specificità che possono essere sfruttate. No, io ho una curiosità, Alberto. Ma mettete insieme tutti quelli che sono stati, diciamo, sgombrati dall'interno del centro di Roma assieme agli altri sostanzialmente in questo lavoro qui, perché non si capisce, questo potrebbe essere incidente sulla permanenza, perché anche qua a Siena hanno sventrato diversi quartieri medievali, però poi hanno fatto edilizia periferica e voi questa cosa la distinguete o non la distinguete? Anche a Milano per esempio, in Perché? Perché uno che arriva da fuori è un'altra questione, ma se tu gli sfondi la casa perché devi fare la via della conciliazione. Mattia? No, ecco, io volevo dire che il caso di studio è sicuramente molto interessante, però c'è anche una grande letteratura contemporanea adesso che studia proprio questo fenomeno, sia delle baraccopoli che delle favelas in varie parti del mondo. Chiedevo se non fossi interessato a cercare di fare un parallelo tra queste dinamiche e questi altri contesti. Leandro? Posso? La cosa incomprensione più che altro, il numero dei figli è censito in quel momento, giusto? Cioè tu dici le famiglie sono, hanno due figli, tre figli, quattro figli, yes. Cinque figli, sei figli. No. E poi però, se ho capito bene, se ho capito bene, da questo numero ricavi anche un reddito?
forse ho capito male, cioè quella struttura familiare collegata con un reddito, perché poi fai il calcolo delle ore di lavoro, salario, o mi sbaglio? Il reddito è dichiarato dai... però e c'è quel, lì, io credo che ci possa, immagino che ci possa essere una diversa stabilità di quelle famiglie, cioè le famiglie che hanno due figli effettivamente sono stabili. Quelle che ce ne hanno 5 hanno un effetto di mortalità di quei bambini che non le rende stabili, paragonabili a quelli che ne hanno 2. Quindi lo stesso reddito su quella che ha 2 figli è un reddito vero, su quella che ne ha 5 non è tanto vero. Cioè, nel senso che quella che ne ha 5 dopo l'anno prossimo potrebbe avere 2 figli. E quindi quel reddito potrebbe essere più alto in realtà. Quindi sì, sì, naturalmente la fotografia è su un anno, quindi... Non lo riesco a misurare probabilmente attraverso. No, volevo solo dire che la forbice non è forte, cioè okay. che c'è una distorsione tra il primo livello di base e quello in alto. Ma è riuscito a linkare la stessa famiglia per più anni? No. Oggi ne parlo anche io solo. Purtroppo, ripeto, le schede censuarie che abbiamo, che sono state trovate, sono solo quelle del 33. No. Sarebbe stato molto bello avere schede censurate dal 24 al 33, perché a quel punto diventerebbe un panel e sarebbe molto... però purtroppo no. Giovanni, vedi. No, è una replica, Leandro, perché la regola aurea di questo gioco qui è che tu fotografi le condizioni di vita in quell'istante, quindi la stabilità non la cattureremo mai, e in quell'istante l'ammontare totale di risorse riportate dalla famiglia va diviso per il numero di capocce all'interno della famiglia, ed è se l'anno prossimo sono morti tutti i figli, nessuno sa se sono migliorati o peggiorati, ma qui la regola d'oro è ceteris paribus, quindi lui sta misurando in quell'anno le condizioni di vita di quelle famiglie, che poi siano morti l'anno prima o moriranno l'anno dopo, on average they should compensate, però questo è quello che si fa sempre, anche Istat oggi fa questo. La tabella che hai fatto vedere tu, quello era il reddito i decidi? Non per capita. Sì, i decidi sono per capita, sì, erano per capita. Perciò ti dicevo che erano relazionate al numero delle persone nella famiglia. Si muove in base a quante persone, essendo tendenzialmente monoreddito. Allora, però. Spero di riuscire. Scusami, prima un'ultima domanda e poi se c'è. Come sai, io conosco bene queste cose, perché anche Marco sta lavorando su questo. Ti volevo chiedere, perché io non ricordo bene. Ma c'era un sistema di assistenza alla povertà? In questo periodo? Sì, in questo periodo. Perché se qualora ci fosse, le persone per usufruirne magari non erano incentivate a dichiarare il proprio reddito o a dichiarare che lavoravano, però o lavoravano oppure ricevevano qualche sussidio, quindi non so se. Però io allora, non so se c'era questo sistema di in realtà. Sì, anch'io avrei una domanda molto simile anche alla seconda osservazione che ha fatto prima Giovanni. Cioè c'è il rischio che non si catturino alcune occupazioni, per così dire eufemisticamente, irregolari, cioè illegali, che nascondono, come ha detto prima Michelangelo riferendosi ai figli. Per esempio, tutte le casalinghe sono casalinghe. Per quanto riguarda la questione della, sostanzialmente, della sottostima dei redditi, cioè se queste persone avevano qualche vantaggio nel dichiarare meno, in realtà sembra non essere così. In che senso? Chi veniva sgombrato dalle baracche, chi veniva rimandato a casa, erano soprattutto quelli che non riuscivano ad avere un reddito tale che ti da poter vivere a Roma, e quindi in realtà diciamo non c'è tutta questo vantaggio a non dichiarare i propri guadagni, perché più guadagnavi meno, più non eri in grado di sostenere la tua vita in città e più facilmente venivi espulso. Quindi su questo io sono abbastanza confidente sul fatto che poi alla fine questi dichiarassero effettivamente il loro reddito. E lo stesso ragionamento lo si può fare riguardo ai lavori delle donne e dei bambini, che non dichiararlo non era un vantaggio, ecco. Non risultava essere un vantaggio per questa famiglia dichiarare meno di quanto guadagnassero effettivamente, sì, perché c'era il rischio di essere presi e buttati fuori e rimandati nei paesi di origine.
Sì, cioè, per esempio dichiarare invece altre attività come quelle che ho in mente io, sì, c'era lo stesso ovvio, rischio, così come chi lavorasse nei servizi non aveva incentivo a dire che è abbozzeggiatore piuttosto che scassinatore. Come ad esempio risultano praticamente assente, ma in pochissimi, veramente ci incontrano sul numero delle dita, il numero di persone che dichiarano che il proprio marito è in gattabuia, in galera. Si aspetterebbe un campione così fatto di, diciamo, una devianza molto maggiore, e invece sembrano sostanzialmente assenti. Per quanto fossero facilmente individuabili. Quindi, come dire, la devianza sembra abbastanza assente in questo gruppo di persone. Ora, si tratta appunto di schede dichiarate, registrate da un questurino, da un poliziotto. Non sappiamo quanto fosse agevole effettuare l'incrocio dei dati all'epoca. Ora cerco di riprendere tutte le questioni. Parto dalla documentazione dell'ECA, purtroppo è andata sostanzialmente persa. In parte viene conservata presso un deposito di difficilissima accessibilità, e quindi purtroppo la prima io in realtà ero in archivio per cercare la materiale dell'ECA. Non ho trovato la materiale dell'ECA, ho trovato i baraccati. E quindi purtroppo non riesco al momento a dare, diciamo, una corrispondenza. Relazioni sociali nei baraccamenti. Credo che ce ne fosse, come dire, tutta l'assistenza sociale, come dire, privata. C'è, ma c'è nel secondo dopoguerra. Durante il fascismo queste persone erano abbastanza lasciate a loro stessi. E non c'era una grande rete associativa di no profit. Neanche le parrocchie. E non riuscirei a, non, come dire, posso immaginare di sì, ma non ne ho testimonianza. Autoconsumo, sì, molto spesso risulta che queste baracche hanno un piccolo orto dove riuscivano a coltivare, e questo naturalmente, come dire, porta su le condizioni di vita di queste persone, mentre i costi della casa no, non sono gratuiti. C'è un mercato delle baracche, ci sono bellissime lettere, c'è una lettera meravigliosa di un gruppo di baraccati che dice, racconta proprio tutta la dinamica, dice: noi siamo una 30 famiglie di baraccati, ci volete mandare via, ma noi non siamo abusivi. Noi siamo andati da un signore che aveva un pezzo di terra, tra l'altro dato in concessione dal governatorato stesso, e gli abbiamo detto: ma è così bello, possiamo costruirci le baracche? E lui ci ha dato l'autorizzazione, quindi le abbiamo costruite autorizzati da colui che... E loro dicevano: quindi noi non siamo abusivi, perché ci volete mandare via? E noi paghiamo ogni mese a questo signore, mi pare che erano 30 lire al mese. E molte di queste persone comprano le baracche da altri ancora sono magari proprietari del terreno e ci costruiscono solo le baracche, quindi esiste un vero e proprio mercato della baracca, e quindi lì, come dire, se l'autoconsumo aiuta a portare su, invece il problema del mercato delle baracche, anche comunque esso, il costo è inferiore all'affitto, migrazioni interne, fenomeno di migrazioni interne. Nel paper ne parlo molto di più di quanto io abbia fatto nella presentazione. Inizialmente il paper voleva partire proprio dalle migrazioni, voleva essere un'analisi delle migrazioni interne durante il fascismo, però mi sono reso conto che in realtà la fonte ci racconta molto meglio il fenomeno dei baraccamenti rispetto al fenomeno dell'emigrazione, perché quello dell'emigrazione fotografato qui è sicuramente, come dire, la selezione più negativa di tutto il fenomeno migratorio che avviene a Roma in quel periodo. A Roma arrivano impiegati che lavorano nei vari ministeri, arrivano persone comunque con alcune skill. Questa invece è proprio la migrazione più selezionata in maniera più negativa, che è molto interessante, perché
Molto spesso questo tipo di migrazione non viene proprio fotografato dalle survey sulle migrazioni, molto spesso è esclusa dalla misurazione, e tanto è vero che oggi si dice a migrare sono sempre i migliori, quelli con più skill fisicamente che stanno meglio e quant'altro, ma proprio perché a volte non fotografiamo proprio questo tipo di migrazione, e invece questa fonte ha sta forza di raccontarci questa migrazione. Però ripeto, mi faceva, almeno in questa prima fase, più piacere, come dire, mi sembrava più utile descrivere prima il fenomeno dei baraccamenti come fenomeno a sé stante, anche perché appunto è un fenomeno molto di lunga durata nella città di Roma, piuttosto che quello delle migrazioni, che sicuramente poi è una delle concause. Clustering e reti, sì, ci sono casi molto interessanti. Ci sono questo gruppo, ad esempio, non mi viene il nome del paesino, di un piccolo paesino pugliese, che in più di 50-60 famiglie si ritrova tutte nello stesso baraccamento, ma non solo. Queste 50 famiglie sono tutte occupate non nello stesso settore, ma nella stessa azienda. Lavorano tutti quanti come spazzini all'interno di un'impresa. Quindi non solo occupano uno spazio comune, ma occupano addirittura uno spazio lavorativo comune, tutti quanti insieme. Quindi sì, il fenomeno delle catene del migration chain è in questo caso molto molto evidente, e di solito ha, come sempre, più o meno dei pionieri che poi attirano soprattutto dai paesini, e poi proprio perché la maggior parte di questi migranti arrivano da piccoli paesi, dove è più facile che queste reti di relazioni poi sfruttino l'andamento delle migrazioni. E non so se ho risposto a tutti, sì. Ma non so neanche se ho altro tempo. Ci vediamo tra minuti. Grazie Stefano, siamo partiti con un ritardo di 8 minuti, ne abbiamo recuperati 3. Paolo di me, insomma, perché io so che poi dall'alto Paolo Di Martino presenta un paper di cui è coautore con Barbara Pistoresi e Alberto Rinaldi su flussi finanziari internazionali, mercato del credito, intermediazione creditizia interna e crescita industriale di un paese periferico del gold standard dall'unità, l'Italia, dall'unità fino alla prima guerra mondiale. Grazie. Prego Paolo. Grazie Gian Domenico, grazie a tutti per aver resistito eroicamente fino a ora. E il paper sì, è coautorato con Alberto, che è qui presente, l'altra coautrice è la nostra econometrica di fiducia, quindi se avete domande su econometria, per favore fatele, domande tecniche, non sono sicuro se saremo in grado di rispondere, però le possiamo sempre, anzi con molto piacere rimandare poi alla nostra esperta. Dunque, il titolo è un po' più breve di quello che è nel paper, anche perché altrimenti vincevamo il premio per il titolo più lungo della storia. Sì, è un po' abbastanza lungo. Diciamo che l'idea viene da cercare di mettere insieme tre letterature che nella storia economica internazionale, secondo noi, sono state trattate in maniera autonoma, senza grossi collegamenti, che sono appunto l'impatto di flussi finanziari internazionali, soprattutto alla periferia di quello che si chiamava lo standard internazionale, il ruolo delle remittances, delle rimesse, e il ruolo della intermediazione invece domestica. Diciamo che c'è una lunga letteratura sul fatto che alla periferia del gold standard arrivassero flussi dal centro, alcuni sostengono che stabilizzassero l'economia come Bordo e gli altri, De Cecco e altri hanno una visione un po' più negativa, però l'idea è che comunque questi paesi non hanno grosse risorse finanziarie interne, non hanno grossi risparmi, lo attirano comportandosi bene, diciamo, da finanziatori esterni. Recentemente c'è stato un twist molto interessante, secondo me. Francamente non so perché questa idea non sia venuta prima, forse perché i dati sono una tragedia, in cui si dice: guardate, in realtà questi finanziamenti sono molto sovrastimati, gran parte di questi flussi venivano da rimesse degli emigranti, quindi non è l'investitore di Londra, di Parigi che investe in Italia o in Spagna, ma sono gli stessi emigrati che riportano le risorse. La
La cosa interessante è che c'è una letteratura più antica che io cito qui Geschenkron, ma in realtà Silla e altri hanno sviluppato in precedenza, in cui si dice lo sviluppo economico di una serie di paesi periferici o semiperiferici fino alla prima guerra mondiale avviene perché si creano delle istituzioni finanziarie domestiche, non? E tutte queste storie sono similarmente credibili. La cosa un po' strana secondo me è che non sono mai state messe in relazione l'una con l'altra. Cioè, allora, intanto qual è il canale più importante, se c'è uno più importante, se questi canali agivano insieme oppure separatamente. Quindi l'idea un po' è che ci sia nella letteratura internazionale delle domande ancora aperte, cioè secondo me ancora non si sa di preciso qual è la relazione tra finanza e sviluppo economico in questi anni, in termini di canali, di relativa importanza di canali diversi. E l'Italia secondo me è un ottimo case in point per guardare questo dibattito internazionale. A parte, intanto siamo in Italia, l'Italia è comunque un paese rilevante per sé, quindi forse questa slide è anche un po' diciamo eccessivamente difensiva. Però secondo me l'aspetto interessante è che forse uno dei pochi paesi in cui c'è un dibattito abbastanza forte fra le due posizioni è proprio l'Italia. È una storia ben nota, la riassumo velocemente. Tutto inizia con Geschenkron, che sostiene lo sviluppo economico italiano a un'accelerazione molto brusca prima della prima guerra mondiale perché si creano le banche miste alla tedesca. Questa argomentazione è stata criticata anche duramente da due punti di vista. Uno è il punto di vista della storia bancaria, cioè è stato detto: guardate, in realtà queste banche miste tedesche sono un mito, sono meno importanti di quello che si pensa, altre banche sono più importanti. Qui la letteratura è molto, molto varia, va da Giuseppe Conti, Follin, ma anche forse Confalonieri e altri. L'altra grande linea di critica dell'ipotesi di Geschenkron è quella invece della storia macroeconomica di Fenoltea e il nostro amico che farà da discussant fra gli altri contributori a questa fra gli altri che hanno contribuito a questa. E qui l'idea è diversa, l'idea è che Fenoltea lo dice molto chiaramente nell'88, ma poi di fatto lo ripete, se non forse implicitamente, negli altri articoli. Intanto non c'è la grande crescita che diceva Geschenkron, fino a lì forse siamo tutti d'accordo, ma soprattutto le variazioni nei processi di crescita in Italia sono dovute esclusivamente a flussi esogeni di capitale. Ora, questo apre una serie di research questions. La cosa bella di questo paper è che è un po' come un CD, cioè nel senso si possono guardare tutte queste, c'è un grosso numero di esercizi che facciamo, quando il DJ dice che the music is over, switch off the light, come cantavano i Doors. E comunque possiamo guardare un po' di questi esercizi, poi i risultati sono nel paper, quindi se non ce la faccio a coprire qualcosa, chiunque può leggere il paper, insomma, facci sapere. Diciamo che ci sono tre research question che guardiamo. La prima è un po' il rapporto fra questi canali, fra il canale internazionale e il canale domestico. Interagiscono, non interagiscono, sono separati, chi comanda, chi no. L'altro esercizio è sulle rimesse, l'ultimo esercizio è sul tipo di investimento, cioè se canali diversi non solo interagiscono o meno, ma vanno anche a portare l'investimento in comparti diversi o industrie diverse o settori diversi. Dunque, i dati, una premessa, in questo paper purtroppo, e questo è il grosso punto di debolezza del paper, non ci sono dati originali, noi usiamo dati prodotti da altri. Detto questo, secondo me sono dati migliori di quelli usati dai relativi autori quando al tempo degli esercizi originali, quindi comunque un miglioramento. Ora qui vado un po' veloce, forse l'unica serie un po' originale è questa per le banche miste, in cui usiamo i dati di Michelangelo per ottenere una serie che depura le banche commerciali dalle banche miste. Siccome le banche miste iniziano a un certo punto della storia, la serie sarebbe troppo breve, allora cosa facciamo? Prendiamo la serie originale delle banche commerciali e a un certo punto ci togliamo le banche miste per vedere se questo ha un effetto. Forse il punto più, dal punto di vista di dati, il punto più complesso è questo dei flussi internazionali di capitale. Non c'è una serie dei flussi internazionali di capitale, quindi ce la dobbiamo ricavare, la ricaviamo in maniera abbastanza standard, diciamo seguendo un po' come fa anche Fenoltea, come il residuo della bilancia dei pagamenti. Tutto quello che non si spiega la bilancia dei pagamenti si intende come flusso di capitale. Chiaramente questa è una grossa, no, una,
una ipotesi piuttosto brutale, perché quello non si aggiusta con la bilancia dei pagamenti, possono essere trasferimenti di breve periodo, accumulazione di riserve o spesa di riserve della banca centrale, quindi non è che proprio colga l'atteggiamento dell'investitore, però quantitativamente più o meno approssima ragionevolmente questo. In questo ci sono dei miglioramenti, soprattutto nelle varie serie che usiamo. Balance of Trade è molto migliore di quello originale, ci sono nuove serie per le remittances che usiamo di per sé, ma anche per esempio sugli interessi pagati su investimenti in Italia. Tutto molto perfettibile, ma un po' meglio di quello che avevamo. Metodologia, usiamo questa cosa che si chiama italiano VAR, quindi cerchiamo di vedere sostanzialmente quanto persiste uno shock data una variabile su un'altra. Questi sono poi gli aspetti tecnici su cui possiamo poi eventualmente discutere. Vado un po' veloce perché secondo me la parte più interessante poi è quella dei risultati. Primo esercizio è un esercizio molto base in cui guardiamo la relazione fra capitali, azioni delle banche domestiche e investimento totale, per vedere essenzialmente se queste forme interagiscono o se no, se c'è qualcuna che domina gli altri. L'esercizio viene fatto in due modi, in realtà in tre modi, cioè si usa prima il totale degli asset di tutte le banche, poi si isolano solo le banche commerciali, quindi Cassa di Risparmio e Banca Popolare si eliminano, e poi si fa un sub sample in cui si guarda soltanto alle cosiddette banche miste. Sono quattro banche che dal 1894 in poi vengono create. I risultati sono questi, quindi così mi immagino apro una porta, cioè sfondo una porta ben aperta. Il risultato si intende statisticamente significativo se le due bande di oscillazione, quando le bande di oscillazione sono sopra lo zero. La linea rossa indica l'effetto dello shock, quindi ne misura l'intensità ma anche eventualmente la persistenza. Quando abbiamo tutte... Scusa qua, tanto per capire, che tipo di shock è? Uno shock negativo su... No, uno shock positivo, cioè supponendo un aumento della... ora non so, credo di un'unità, di preciso non ti saprei dire. Supponendo uno shock positivo a, per esempio, alla quantità di capitali, per esempio plot 1, che vengono forniti dall'estero sull'Italia, che succede agli asset delle banche? Dunque, qui quello che vediamo è che una volta che prendiamo tutte le banche sembra che non ci sia sostanzialmente nessun collegamento. Si vede però uno shock positivo dell'investimento sul totale degli investimenti. Quindi la lettura sarebbe: l'investimento estero conta, l'investimento delle banche no, e non c'è legame fra i due. Quando però si va a vedere invece soltanto le banche commerciali, la storia cambia un po', nel senso che l'impatto del capitale sull'investimento, quindi l'impatto diretto, viene confermato, però si vede che c'è anche un impatto dell'asset delle banche commerciali sull'investimento. Ah, l'investimento qui per ora è aggregato, poi lo disaggreghiamo dopo. Quindi la storia qui cambia, e quindi il problema forse è semplicemente il problema di aggregazione. Quindi sembra che in realtà esistano tutti e due i canali, però sostanzialmente indipendentemente, cioè sia il capitale internazionale sia le banche, sia l'azione delle banche commerciali impatta sull'investimento, però i due sono separati. La storia cambia ancora quando invece si usano soltanto le banche, cioè quando si estrae dalla serie le banche tedesche, le banche miste. A questo punto, scusate, ho detto una stupidaggine. Qui diciamo la nostra interpretazione, l'esercizio precedente, è che in realtà almeno nel lungo periodo ci sia un effetto di shock positivo del finanziamento internazionale sugli asset delle banche commerciali. Quando poi però togliamo dal sample delle banche commerciali le banche tedesche, questo esercizio che facciamo a contraris, questo effetto sparisce. Quindi l'idea è che
per quanto forse non fortissimo, però l'unico elemento di interazione fra capitale internazionale e intermediazione domestica è sulle banche universali o alla tedesca, non sulle banche commerciali in genere. Il capitale continua a essere positivo sugli investimenti e così gli asset delle banche. Quindi la storia che raccontiamo è questa: i due canali esistono, cioè quindi sull'investimento è importante sia l'azione del capitale internazionale sia l'azione delle banche. C'è un'interazione fra le due, quindi i due non sono così paralleli e indipendenti, però questa interazione è limitata al rapporto delle banche che hanno le banche alla tedesca con gli investimenti internazionali. Storia forse non stranissima, molte delle banche cosiddette miste o tedesche usavano riscontare i propri titoli nel paese, diciamo, di riferimento, che era la Germania, quindi c'era un trasferimento abbastanza diretto, nonché molto del capitale in realtà speso di queste banche era est. Un esercizio abbastanza interessante e problematico è quello invece sulle remittances, cioè sulle rimesse. Non so quanto tempo ho, però questo ci tengo perché quello ci convince meno, quindi mi piace intanto far vedere dove il paper non funziona. Cioè non funziona, ha risultati un po' strani, nel senso che le rimesse non hanno impatto sull'investimento, né direttamente né attraverso le banche. E questo forse non è un risultato molto strano, bisogna tenere presente che stiamo parlando di investimento, non si sta dicendo che le rimesse non contano, magari contano per il consumo o per altri aspetti, però non sembrano avere un effetto sull'investimento. Forse niente di particolarmente strano. Quello che è un po' strano è che quando si va a vedere l'effetto delle rimesse sugli asset delle banche, l'unico comparto in cui c'è un effetto positivo sono le banche commerciali. Ora questo è un po' strano perché ci aspetteremmo invece che le rimesse siano intermediate da casse di risparmio, piccole banche popolari o banche locali. Perché si veda questo effetto solo sulle banche commerciali, francamente è un po' strano, e poi è anche un po' strano forse che a quel punto, quando si fa questo esercizio, non c'è più quella significatività dell'investimento delle banche commerciali, cioè del rapporto fra gli asset delle banche commerciali e l'investimento. Quindi il risultato è un po' strano, ci ha lasciato un po' interdetti, però mi piaceva farlo vedere perché insomma mi sembrava interessante. Velocemente, qui disaggreghiamo per tipo di investimento, quindi mettiamo da una parte l'investimento in PMT, aiutami, impianti, macchinari e l'investimento in costruzione. Facciamo questo perché un'ipotesi molto forte nella storiografia è che è l'ipotesi, diciamo, alla Fenoltea, cioè che l'investimento internazionale guidi il ciclo del PIL in Italia perché guida il ciclo nelle costruzioni. Questo non viene fuori da questo grafico, sulle costruzioni non sembra, in realtà non cogliamo effetto di nessun genere, né del capitale internazionale né delle banche. Rimane il dubbio di capire allora le costruzioni come si finanziavano, da qualche parte questi soldi venivano. In realtà forse il problema è più semplice di quanto non sembra, cioè e questo è un esercizio che coglie dinamiche di lungo periodo, l'investimento in costruzioni è molto, in realtà molto ciclico, probabilmente forse non è il test migliore da usare per guardare a queste dinamiche. Qui facciamo un ultimo esercizio, sono fatto a presentarveli tutti, forse un po' velocemente, spero comunque si capisse. Quello che facciamo, guardiamo l'investimento per industrie e selezioniamo tre industrie, tre settori un po' rappresentativi, diciamo, di certi cambiamenti storico-tecnologici. Cioè facciamo una separazione fra il tessile, che è l'industria tipica della prima rivoluzione industriale, metal making, che è un po' a cavallo fra la prima e la seconda rivoluzione industriale, più con più intensità tecnologica, anche più intensità di capitale, e engineering, che è un po' forse l'esempio più pregnante di un settore, diciamo, della seconda rivoluzione industriale, quindi molto tecnologicamente avanzato e anche relativamente a più alta intensità di capitale, senz'altro rispetto al test. Quello che vediamo qui è un'interessante segmentazione dell'attività dei vari investitori o delle varie fonti di finanziamento. Il tessile non sembra risultare in nessun modo interessato dalle dinamiche finanziarie né delle banche né dei finanziatori internazionali.
cosa che chiunque mastichi un minimo di storia economica italiana non sorprende, che essere sembra autofinanziarsi tutto il periodo. Fino a qui ci siamo. La cosa forse più interessante è vedere come mentre gli intermediari nazionali sembrano puntare molto su metal making e gli investitori internazionali invece no, quindi il plot 7, la storia sembra in qualche modo ribaltarsi quando si guarda a engineering, che invece è un settore che sembra subire positivamente molto l'azione degli investitori internazionali. La nostra lettura, anche questa abbastanza tradizionale, è che engineering è un'attività molto innovativa, non ci sono grandi vantaggi per un investitore internazionale di usare un canale finanziario locale per cogliere expertise o informazioni, perché diciamo, è la frontiera tecnologica, quindi o ci si scommette o no. Mentre metal making è un settore strategico, ci sono molte pressioni anche da parte del governo perché gli intermediari nazionali investono, la storia della Terni è molto nota, quindi in qualche modo si conferma un po' una storia di segmentazione che diciamo si coglie anche quando poi si va a vedere appunto in qualche modo l'investimento in edilizia verso altri investimenti. Concludo, scusate un po' velocemente, ma siamo in ritardo. Non sei in ritardo. E le nostre conclusioni non sono poi, diciamo, non cambiano non cambieranno la vostra vita, credo. se sì, meglio. E, diciamo, ci sembrava interessante l'esercizio di mettere insieme tre letterature che normalmente vivono in ambiti separati. È molto importante secondo noi è questa congiunzione per il caso italiano, perché uno in cui separatamente questi canali sono stati sviscerati, avevamo nuovi dati, ci sembrava interessante usarli. I risultati sono che le remittances non sembrano impattare sull'investimento, che esistono due canali di investimento, uno internazionale e uno più di domestico, che sono entrambi comunque rilevanti, cioè comunque sarebbe sbagliato dire alla Gashen o alla Fenoltea questo o quell'altro, e in qualche modo, in maniera interessante, sono anche collegati, anche se hanno un punto di contatto abbastanza limitato, e vanno in investimenti diversi, quindi segmentano anche l'attività di investimento. Con questo concludo. E... ti ringrazio Paolo. Non vedo mica l'altro, ma lo vorrei davvero ringraziare per essere stato trattato in una maniera incredibile. Glielo dirò poi di persona. Motivi per i quali il paper mi è piaciuto: è un argomento importante, l'effetto delle istituzioni bancarie, ma non solo, sullo sviluppo economico italiano al cinquantenne post-unitario. L'argomento è importante, il tema non è esattamente tra i più freschi. C'è una certa letteratura che se ne occupa, molti dei presenti in questa stanza hanno scritto opinioni contrastanti, però c'è il tentativo di dire qualcosa usando dei numeri, dei dati, delle stime, quindi questo è sicuramente uno dei punti, diciamo così, a favore del paper. C'è stato uno sforzo nella raccolta di dati, non del tutto nuovi, in qualche volta nuovi, in altri no, ma comunque sono stati assemblati dati importanti sia di natura reale che finanziaria sulle componenti a bilancio e pagamenti, le varie tipologie di banca, prendendo a prestito dal dataset IMITA le varie tipologie, Banco di Roma, Banca Commerciale, che hanno date diverse di istituzioni. Queste date le ho copiate da voi. Carlo, puoi parlare un po' più? Sì. Quali sono i risultati? I risultati sono basati sulla metodologia, mi senti? Sì, sì. Sulla metodologia VAR. E ci danno una serie di risultati potenzialmente interessanti. La batteria di risultati è esercizio 1, esercizio 2, esercizio 3, io ne ho sintetizzati un paio. Il primo, c'è un effetto dell'importazione netta di capitali dall'estero sulle banche, ma non è statisticamente significativo. Invece c'è un effetto positivo sugli investimenti senza passare per il sistema bancario, tuttavia se si disaggrega per tipologia di banca, cosa che potete fare grazie allo sforzo di raccolta dei dati, potete argomentare.
un risultato che farebbe alcuni non saltare sulla sedia è che non c'è un effetto dell'importazione di capitale sul settore delle costruzioni, e questo a me lascia veramente perplesso. Molto perplesso, uh-huh. Perché il fatto che in Italia e in Australia il ciclo delle costruzioni fosse identico non lo possiamo ricondurre al fatto che da noi c'erano le banche miste o altre cose, però insomma queste sono cose sulle quali diciamo la letteratura internazionale, no? Una cosa, nella presentazione dei risultati, io qui però riconosco la mia ignoranza, questa metodologia produce dei risultati grafici, funzioni di risposta a impulso. Scompare il tempo, si dice c'è un effetto per 3 anni, per 5, per 10, ma non sappiamo il decennio di riferimento. E qui il ciclo è negli anni 80, il periodo giudiziano e la crisi negli anni 90, quindi se tu mi dici c'è un impulso, io voglio sapere se l'impulso è degli anni 80, degli anni 90, il periodo giudiziano. È meglio. Come? È meglio sulla base del campione stimato. Sì, ma qui quello di cui si sta discutendo è se l'importazione di niente capitale dall'estero ha avuto un impulso, un effetto, un impulso, una propagazione ciclica. L'effetto medio è un'altra storia. E quindi suggerisco, non so se è possibile, alla collega econometrica, se è possibile fare una stima recursiva o per sottoperiodi o qualcosa che ci aiuti ad usare una periodizzazione nota. Non c'è la significatività delle costruzioni in quanto la banda delle confidenza col bootstrap attraversa l'asse dello zero, è troppo poco, nel senso che immagino che esistano molti modi di calcolare il standard error col bootstrap. Dire faccio lo standard error col bootstrap a chi si occupa di queste cose penso che sia equivalente a dire ho usato un metodo statistico. Ne esistono, no? Quindi dire che il settore delle costruzioni non è affected by le importazioni sulla base di questo è... suggerimenti. Questa è la parte degli aspetti positivi. Suggerimenti, io ho sentito fortemente il bisogno, visto che si producono almeno in parte nuove serie, di un appendice, sono 4 serie storiche dal 61 al 13 con le componenti della bilancia di pagamenti, per rendere l'idea, e poi ritorno magari su questa slide se ho tempo, ho fatto questa slide, non avendo i vostri numeri ho usato le vecchie serie Istat del sommario di statistiche storiche. Però in sostanza bilancio di pagamenti è parte corrente, rimesse agli immigrati, importazioni netti capitali e poi un residuo, no? La somma algebrica di queste componenti deve fare anno per anno zero. Quindi se io fossi referibile mi dai la serie storica e voglio verificare. Perché voi fate ipotesi o per meglio dire seguite questa idea di Finaltea che se trascuro questo e la somma è zero, quando faccio ipotesi su questa componente, le rimesse degli emigrati, sto ottenendo automaticamente al residuo questa. Sì. Giusto? Questa è la vostra metodologia. Sì. Voi dite, il movimento commerciale mi dà le nuove serie storiche di Gianni Federico, che lì è un punto saldo. Il totale è dato è pari a zero, faccio ipotesi su questa e ottengo quest'altra. E voi mi dovete spiegare esattamente perché avete seguito le serie storiche di Morris o di questo o di quest'altro, per dirne una, nel suo libro del 2011 Finaltea dice questa serie Istat delle rimesse è troppo volatile, è basata sui flussi, secondo me una serie storica più sensata dovrebbe essere dolce e basata sugli stock degli immigrati all'estero, no? Quindi questo va discusso, insomma. È importante perché quando tu fai ipotesi sulle rimesse degli immigrati, ho usato la serie di Morris piuttosto di quest'altro, ottieni al residuo la serie delle importazioni netti capitale che è il tuo impulso del VAR. Inoltre la serie che tu ottieni al residuo, è vero che noi di fatto non abbiamo la serie storica delle importazioni netti capitale, deve avere un qualche legame col tasso di cambio tra la lira e l'oro, no? Quindi questo secondo me nel paper va discusso, va presentato un grafico simile a questo in cui si spiega bene che fate ipotesi su questo, ottenete questo e questo è coerente con i dati attendibili del tasso di cambio. Questo diciamo così è una sorta di, dal mio punto di vista, prerequisito logico prima di fare l'esercizio VAR, no? Mi devi convincere che le nuove serie che usate
Nella lettura pure ho sentito un po' di insoddisfazione nel fatto che dati che a me non sono conosciuti, che però in parte avete raccolto voi, non sono descritti, non c'è l'analisi dei loro limiti, non c'è neanche una tabella di statistiche descrittive, ma se voi mi dite che per la prima volta, dopo tante chiacchiere, potete quantificare il ruolo delle banche universali, avete raccolto dati da IMITA e così via, mettimici una tabella di statistiche che vi faccia apprezzare il contributo in termini di dati. In una parte dell'esercizio avete riprodotto di risposte a impulso disaggregate per settore. Il testo l'ho trovato debole, nel senso che c'è gente che ha fatto, a partire da Zamagni e poi, dei tentativi di stime sull'intensità rapporto capire, no? HP diviso L nei vari settori, quindi non è che siete tanto liberi di dire il tessile allo HP su L. Io ho preso lui Gianni Federico e nel libro quello di Giannetti e Vasta, se non ricordo male, testi di metal making hanno HP su L 1.51 1.52, no? Quindi dire se posso dire. Queste sono cose in più, no? Nel senso, mi sono venute in mente, puoi tenerne conto oppure no. Nella storia, che per adesso è sostanzialmente un elenco di esercizi di cui alcuni li scarterete, altri li... Nella storia l'aggregato che consideri conta, nel senso un conto è l'aggregato, che so io, investimenti totali, un conto è costruzioni, e ci stanno queste pagine, a mio avviso, bellissime, di McCloskey che riassume un vecchio contributo di Mohir, che ti dice come il livello di aggregazione è molto importante quando cerchi effetti, discontinuità, no? Cioè non è esatto, cerchi, no? Credo che un riferimento sullo sviluppo industriale di effetti di puzza anche di passaggio tra i colli ci vale. Un'altra cosa, è ancora una volta tecnica, però io mi ricordo quando studiai nel corso di econometria a VAR, che andava di moda all'epoca, ci diedero da leggere un libro di Favero intitolato Econometria. E mi ricordo c'era tutto un capitolo in cui si riferiva a questa credit view, che sostanzialmente sarebbe l'uso della metodologia VAR, in cui si tiene conto della imperfetta sostituibilità tra le attività finanziarie, le banche, no? E Bernanke ha scritto paper, io ho cercato su Google, ci stanno dei paper sulla Credit View che hanno 4.800 citazioni. Calcolo lì Bernanke Gettler, sì. No? E non l'ho trovato nelle reference, sono detto qui, forse è il caso di... Certo. Questa è l'ultima slide che ho. Carlo, cosa vuol dire CPDS? Cicero pro domo sua. Ah, ok. Grazie per la domanda. Perché ci preparate? Qualcuno l'aveva capito. Finanziario. È stato l'ultimo. E il primo paragrafino è importante. Dimostra. Penso che il titolo performance nel titolo l'ho trovato un po' vago. Questo paper mi è piaciuto, la parte empirica, sì, però mi permetto di, siccome l'ho trovato sinceramente un dibattito un po' già discusso, seppur qui c'è il grosso merito di usare i numeri e le stime, mi sono permesso di suggerire nel prossimo. Se vi chiedo se è possibile conservare la natura del paper, visto che avete nuovi dati anche locali, territoriali sulle banche. Sulle banche, sì. E provare a fare l'esercizio a livello regionale. In Banca d'Italia so per certo che alcuni studiosi hanno raccolto dati sulle banche a livello anche provinciale, e ci sono dei buoni dati da questo punto di vista. Non sono molto available. Non lo so. Gli ho chiesto. Però insomma ci stanno facendo pubblicazioni. Sì, sì, è un'altra cosa. Questi sono. Poi abbiamo anche dei dati eccellenti sull'industrializzazione regionale,
Le serie, sì. Si potrebbero far parlare, e quindi concludo con un augurio, cioè di poter fare il discussant sul prossimo anno sugli effetti della politica monetaria e quotazione di capitale a livello regionale, quello sarebbe veramente una cosa. Ha fatto insieme. Posso dire una cosa prima di te, Emanuele? Mi domando, visto che si parla di rimesse degli emigrati, perché non siano stati citati, non siano state utilizzate le stime che ne fecero all'epoca Bonaldo Stringer e Alberto Beneduce, che furono tra i primi a notare la relazione tra le rimesse degli emigranti e l'allentamento di alcuni vincoli di bilancia dei pagamenti che l'Italia soffriva tra la fine dell'Ottocento e primissimi del Novecento. Aggiungevano anche le altre partite invisibili, russi. Questo è importante perché, per esempio, potrebbe anche spiegare perché quella osservazione notata tra i flussi finanziari internazionali e le banche universali sia confermata. Era un'ipotesi di Confalonieri e si riferiva al mercato interbancario internazionale. L'altra cosa interessante sarebbe non solo considerare le banche tedesche, miste tedesche, ma anche quelle, gli istituti immobiliari di tipo francese, e anche in quel caso forse osserveremo qualcosa del genere. Mi scuso se ho dato anzitutto la parola a me stesso. Mele sì. E poi Giovanni. Grazie, no, io volevo fare anche una cosa pro domo sua. Ho apprezzato molto questo paper perché è il primo tentativo di quantificazione di un tema molto importante. Anch'io, quando ho scritto Ascese e declino, la storia economica d'Italia, mi sono trovato di fronte a queste competing hypotheses tra Gershenkron e Stefano Fenaltea, Toniolo, e ho preso a occhio parte con Gershenkron, Gianni Toniolo e queste tesi qua, quindi sul ruolo delle banche miste. Ora trovo in parte conforto in questo paper, e questo mi conforta molto, però c'è un punto che ha sottolineato Carlo, che effettivamente è importante. Bisognerebbe trovare il modo di spezzare a metà degli anni 1890, quindi avere per 20 anni, di fare questo test per 20 anni. Se non è possibile per la numerosità statistica per 20 anni, si può estendere, dato che le serie del PIL ci sono, anche quelle delle banche, immagino, perché avete utilizzato serie che sono per 150, si può estendere fino agli anni 20. E vedere se c'è una differenza tra i primi 30 anni e i successivi 30 anni. Carlo ha messo in risalto la rilevanza dei cicli. Sì, appunto, è lo stesso. Sì. Il problema è l'accelerazione a metà. Spezzare, ma individuare, perché questo era un tema in termini micro considerato anche da Confalonieri. Lo so che non è la metodologia, se non consente la numerosità si estende anche agli anni successivi. Okay. Giovanni, determinato. Giovanni. Ma dunque io ammiro molto il tentativo, ma ho forti dubbi sulla serie bilancio dei pagamenti. Non ho capito bene qual è la serie delle rimesse, perché questo articolo che vorrei aver letto, ma non mi ricordo se dove. Ho parecchi dubbi sulla serie di Morris, e non ho capito bene se ci avete levato anche il turismo o no. Perché, no, cioè, okay. Il problema è che per fare un VAR ci vogliono dati annuali molto accurati, e tutti i dati di base della bilancia dei pagamenti, dei item che non sono commercio, sostanzialmente sono fatti interpolando poche osservazioni, sostanzialmente sì. Ora, e quindi ho l'impressione che poi si finisce qui, invece di stimare, di fare quello che ha fatto Fenaltea, cioè quello di usare la bilancia commerciale più vecchia come proxy per bilancia dei pagamenti, perché poi le fluttuazioni dei lunghi periodi sono dati dall'aumento delle remittance e del turismo, le fluttuazioni breve sono l'unica, sono la bilancia commerciale. Quindi ho un po' di dubbi. D'altra parte sarà difficile fare una serie migliore, ma magari. Altro punto, non ho capito bene il discorso Gershenkron-Fenaltea, perché il problema di Gershenkron-Fenaltea, la vera differenza non è la banca mista versus il capitale, l'importazione del capitale, ma il fatto che sia ciclico versus big spart, e quindi questo dovrebbe essere valutabile con dati del commercio. Fatta anche un paio Fenaltea
su dati su GDP, perché il problema di Gershwin non è che lui dice, non ha mai detto che le banche miste hanno creato il boom, le banche miste hanno fatto sviluppare quei due o tre settori specifici, quindi non l'intero universo italiano, e non, mentre Fenoltea diceva che l'importazione di capitale ha creato un ciclo edilizio in tutta Italia, quindi sono veramente su piani diversi, quindi non so quanto sia un punto per valutare Fergerson con la Fenoltea, se questa è la retorica non mi sembra che sia un esercizio peraltro utile che possa essere, possa spiegarlo. Posso dire Leandro? Una è un'affermazione, un'altra è una domanda. Allora, sulle rimesse degli immigrati esistono i circuiti postali che ricevono una parte delle rimesse degli immigrati e quindi questi circuiti sono facili, nel senso che li ho pubblicati e si possono andare lì e riprendere. La seconda domanda, l'altra affermazione invece è: cosa vuol dire investimento? E cosa vuol dire un investimento fatto con capitale straniero rispetto all'investimento fatto con capitale bancario? Non lo so, non la so la risposta, però suppongo che si dovrebbe mettere dentro nell'ipotesi anche che qualcuno che costruisce un palazzo lo faccia in debito, cioè aprendo un'apertura di debito verso la banca, non perché ha i soldi per costruire il palazzo. Tutta la crisi degli anni 80, 90, romana, fiorentina, eccetera, nasce da questa roba qua, dallo sfasamento ciclico tra questi che hanno fatto il palazzo e poi non hanno avuto i compratori del palazzo che avevano costruito. E l'avevano costruito in debito, non con i soldi che venivano dall'Inghilterra, né con i soldi che gli aveva dato la Cassa di Risparmio Locale. Per di più, la Cassa di Risparmio Locale potrebbe, nel caso virtuoso, aver garantito con titoli di Stato quella cosa, quindi il contributo delle banche potrebbe essere un contributo assicurativo verso l'investimento, non un contributo diretto sull'investimento. Al contrario, l'investimento inglese o francese, che chiaramente viene fatto in Italia solo perché ha un rendimento maggiore rispetto all'Inghilterra o alla Francia stessa. Per cui, mentre appunto perché il ciclo edilizio sia uguale in Australia e in Italia, secondo me è una bella domanda, ma che è più correlata con l'umidità dell'aria che con il flusso di capitale internazionale, almeno secondo me, perché non credo che ci possa essere comparazione tra un'Australia dell'Ottocento e un'Italia dell'Ottocento per quanto riguarda il flusso dei capitali. Probabilmente lì la dimensione edilizia risponde a spinte demografiche. Ci sono stati scritti libri su questo, Sì, ma non so. Posso? Sì, avevamo Paolo ci aveva aiutato a recuperare minuti. Sarò velocissimo. Nel senso che molti sono commenti, soprattutto commenti per miglioramento, soprattutto da discussion che io condivido in pieno e mi sembrano tutti molto 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 utili, quindi ringrazio di discussion. Ho solo da dire una cosa sulla serie delle rimesse, che mi sembra l'unica domanda. Perché abbiamo usato quella e cos'è? Noi abbiamo usato come serie delle rimesse quella ultima pubblicata, che è quella di Estevez e altri, che estende una serie delle rimesse fatta da Morris. Queste serie delle rimesse non sono calcolate direttamente, cioè loro fanno delle ipotesi sul numero degli emigranti, quelli fissi, quelli che si muovono, delle ipotesi su quanto rimandano a casa e con questo calcolano la serie. Quindi la serie, diciamo, calcolata, una serie di assunzioni più o meno discutibili. Ci sono due serie fatte dalla Banca d'Italia per due anni, che sono 1891 e 1911, detto bene, 1891 e che abbiamo usato un po' per vedere dove stavano queste altre serie nostre. È abbastanza difficile da dire perché una è molto simile, una è abbastanza diversa, quindi. E sono d'accordo con Giovanni, cioè sono d'accordo. Scusa, qual è quella simile, quella diversa? Quella per il periodo più recente, il 1911, è abbastanza simile. C'è il Stringer dietro. Cioè, per tornare appunto al Stringer, in realtà questa letteratura qui è stata usata per poi fare tutte queste assunzioni su.
e chiaramente se una serie migliore sarebbe benvenuta, abbiamo uno studente che ci sta lavorando, si spera che prima o poi esca qualcosa, e per il resto ripeto, sono soprattutto commenti e suggerimenti molto, molto graditi e molto senz'altro che cercheremo di seguire il più possibile. Quindi io sostanzialmente ho finito, non so se Alberto vuole aggiungere qualcosa. La domanda che tutti Gian Domenico di considerare gli studi francesi precedenti alla Banca Mista, abbiamo fatto questo esercizio, non viene niente, quindi per questo che non lo metteriamo proprio, cioè sono parte delle banche commerciali, no. Quindi sono nella serie delle banche commerciali. Va bene, però il tempo è scarso, sì, magari sì, ne parliamo sì, mentre sì. Prendiamo il caffè. Sì, ok, perfetto, grazie. Grazie. Grazie mille a Michelangelo per l'invito, nonostante l'argomento di questo paper non sia esattamente italiano, però la mia nuova vita mi ha portato... No, però aspetta, ci tengo a chiarire, non è che si fa solo storia economica italiana in questo ambito, anzi, è proprio l'idea di fare storia economica africana, quindi in fondo qui siamo fatto Africa. Sono gli storici economici italiani. Io sono italiana, questo sicuramente, dunque... Va bene. Allora, questo paper nasce da un progetto più grosso che riguarda le misure di ineguaglianza della ricchezza in Svezia dal 1750 al 1900 ed è uno spin-off su sostanzialmente una parte del dataset su tutta la popolazione, del sample che vuole descrivere tutta la popolazione svedese. Ed è un lavoro con i coautori Bengtsson, Olsson e Svensson. In sostanza la nobiltà in tutta Europa è considerata la classe dominante durante il Medioevo e l'Early Modern Period e il suo ruolo così forte è abbastanza consolidato nella letteratura. C'è però la questione della transizione attraverso il XIX secolo e il passaggio in qualche modo dalla nobiltà alla borghesia come classe dominante dal punto di vista economico e politico. E la research question di questo paper è sostanzialmente che cosa succede in Svezia dal 1750 al 1900, che è un periodo che riesce a prendere la prima industrializzazione del paese. Che cosa succede all'elite nobile svedese? Come evolve sostanzialmente la loro condizione economica? E per rispondere a questa domanda utilizziamo un dataset composto da circa 800 osservazioni su nobili svedesi. Usiamo property inventories, che in italiano non sono sicura di come si... sostanzialmente sono i registri delle proprietà che vengono lasciate da chi muore. Dichiarazione di successione? Sì. Ah, inventari di successione. Inventari di successione. Dichiarazione. L'ho cercato su Google, ma... Inventario post-mortem. Sì. Sostanzialmente sappiamo tipo di ricchezza, quanta ricchezza avevano tutti i nobili, 800 nobili morti nel benchmark years 1750, 800, 850 e 900. La standard outline della presentazione, dunque darò un po' di background storico, poi mostrerò come questo dataset viene utilizzato, con che metodologia e poi i risultati. Il XIX secolo viene considerato, come ho detto, il secolo in cui la borghesia diventa molto più importante in Europa e questo avviene dopo la rivoluzione francese e durante la rivoluzione industriale. E la nobiltà, almeno in termini relativi, viene vista come una classe che perde potere sia economico che politico. Però non tutti gli esperti sono concordi nel descrivere la nobiltà come una classe che perde completamente il suo
il suo ruolo economico-politico. E in, The Persistence of the Old Regime di Mayer è un esempio di lavoro in cui sostanzialmente la tesi è che la nobiltà mantiene il suo ruolo almeno fino alla prima guerra mondiale. E dunque non è chiaro in Europa se la nobiltà europea ha avuto un ruolo attivo nella creazione di un moderno settore industriale, oppure se sostanzialmente ha attraversato l'industrializzazione mantenendo un po' della sua ricchezza, perdendone un po', ma non partecipando alla modernizzazione della società e dell'economia. E dunque che cosa si può dire della Svezia? Questa è la Riddarhuset, che sostanzialmente è la casa dei nobili, è il... Questa istituzione è sostanzialmente l'istituzione che controlla ancora oggi chi è nobile e chi non è nobile, ha i registri dei nobili e ha anche i registri degli inventari di successione. Dunque è una delle nostre fonti. Allora, la nobiltà svedese comincia come molte nobiltà europee grazie all'aiuto al re in periodi di guerra. Dunque i primi nobili sono del 1200 e sono sostanzialmente quelli che aiutavano il re nell'esercito, fornivano uomini e armi. E in cambio ricevevano un'esenzione dalle tasse. E formalmente i nobili vengono istituzionalizzati nel 1626 con la creazione della Riddarhuset e sono circa lo 0,5% della popolazione. Le share cambiano in questo periodo, ma insomma è una parte molto piccola della popolazione. E i numeri crescono nel XVII-XVIII secolo, soprattutto. Privilegi, naturalmente, soprattutto rispetto alla tassazione, ma anche all'accesso a occupazioni nel settore pubblico. Le 120 occupazioni più alte dello Stato svedese erano riservate ai nobili. Questi privilegi vengono gradualmente ridotti, nel 1809 perdono questo accesso ai pubblici uffici e non hanno più diritto ad avere un seggio in Parlamento nel 1866. La letteratura svedese. Scusa, domanda di chiarificazione, il titolo nobiliare può essere comprato, venduto? O è legato alla terra? No, non è legato alla terra come nel caso inglese, dunque non c'è il duca di un certo una certa estate, però sono titoli sicuramente meno caratterizzanti di quelli inglesi. Non so se si potessero comprarli e venderli, ma credo di no. Sono tutti ereditari, per esempio? Sono ereditari, sì. Nel caso non dei... No. In che senso? Si può essere l'aspia, sì, ma non poter trasmettere, lo puoi essere, giusto? In Francia c'era una grossa acquisto di pareti nobiliari. Sì, in Francia è un caso. Ma di solito cariche pubbliche, magistrature. Erano una cosa che veniva data in cambio dalla corona per aver fatto qualcosa, soprattutto nelle guerre. Come questo meccanismo è presente però anche gli scassi, una domanda su questo. Sì. va bene, ci fermiamo. Richiamo all'ordine. Scusate, silenzio, richiamo all'ordine anzitutto me stesso per il pessimo servizio che sto rendendo alla platea. Prego. No, potrei non avere tutte le risposte sulla storia della nobiltà svedese perché sono abbastanza nuova nel campo, però. Non so se ci fosse un mercato vero e proprio, la mia impressione è no, però...
La letteratura svedese, allora, come viene descritta la nobiltà svedese dagli storici? Sostanzialmente viene descritta come da alcuni, Carlson e Elmroth, sono due casi principali, come una classe sociale in declino, soprattutto dal punto di vista sociale. Il problema è che questa letteratura non utilizza dei dati quantitativi sull'effettiva ricchezza dal punto di vista economico dei nobili, ma usa evidenza aneddotica e si concentra molto sulla rimozione dei privilegi dei nobili. Dunque c'è un'analisi sui titoli, per esempio, sulla posizione sociale, però non c'è l'attenzione che cerchiamo di dare noi all'aspetto economico. E una cosa interessante, Elmroth, che è uno dei maggiori esperti, usa i titoli che venivano dati nell'esercito ai nobili e nota che questi titoli sono nel tempo sono di un ranking più basso. E dunque da questo suggerisce che ci sia una downward social mobility. Norby non è d'accordo con questa interpretazione, perché sostanzialmente quando si usano titoli che venivano usati in un secolo in cui la Svezia aveva molte guerre, non sono il modo in cui si dovrebbe valutare la social mobility in un secolo in cui invece l'esercito perde molta importanza. E più internazionale c'è il contributo di Clark, che usa i cognomi, dunque una misura non specifica di un certo secolo, e trova che invece la social mobility svedese non è così elevata come si potrebbe pensare. In particolare lui usa i cognomi degli studenti di Lund e Uppsala, che sono le due università più antiche, e trova che i cognomi di quelli che andavano all'università nel 1700-1800 sono più o meno quelli di chi va all'università oggi. È più probabile andare all'università se si hanno i cognomi sostanzialmente nobili o comunque di classi più elevate del passato. Il nostro contributo, allora, noi sostanzialmente stimiamo la ricchezza dei nobili direttamente e lo facciamo dal XVIII al XX secolo, dunque con un periodo abbastanza lungo, e la nostra metodologia ci consente di comparare i nobili con il resto della popolazione, in quanto vengono da un dataset unico raccolto e trattato nello stesso modo. Questi sono alcuni dei nostri amici nobili davanti alla Riddarvissat. Credo di dover andare un po' più veloce. Allora, sostanzialmente wealth è invece di income, in quanto è più significativo dello status economico in questo periodo, e soprattutto ci interessa catturare la land ownership in questo periodo. La proprietà terriera, scusate, mi sono fatto veloce, dimentico anche l'italiano che so. Allora, questa è la copertura geografica del nostro sample, dunque abbastanza significativa dal punto di vista geografico, cosa che non è in altri lavori, non è vero, perché magari viene studiato solo Stoccolma, solo parti, ed è anche bilanciata tra rurale e urbano. Questi sono i documenti che io non ho avuto la fortuna di maneggiare. Però sono fonti assolutamente primarie. Cosa facciamo sostanzialmente? Non ho tempo di spiegare tutta la procedura di aggiustamento, ma naturalmente se si hanno i dati sulle persone decedute, ci sono delle
dei problemi dal punto di vista della rappresentatività della popolazione viva. La cosa principale è l'età. Abbiamo persone che sono più anziane di quelle che sono nella popolazione vivente. E dunque sostanzialmente noi prendiamo le classi di età e sappiamo qual è la percentuale di popolazione che dovrebbe esserci in ogni classe di età e espandiamo il nostro sample, ogni classe di età, sostanzialmente replichiamo le persone che abbiamo finché le shares diventano bilanciate rispetto alla popolazione vivente. Allora, questo è fatto per tutta la popolazione, anche per i non nobili. Per i nobili abbiamo più informazioni rispetto agli altri, e sappiamo se sono high or low nobility, chi sono sposati, l'anno in cui la loro famiglia è diventata nobile, quando sono stati promossi da high a low e quando la famiglia per esempio si è estinta. Sappiamo anche altre caratteristiche, però non le ho utilizzate in questa versione del paper, dunque posso andare avanti. Questo è l'aggiustamento, l'ho già spiegato. Nel dataset originale viene fatto un aggiustamento anche per classi sociali, perché naturalmente i nobili devono essere oversample, se no ne dovremmo prendere troppo pochi rispetto agli altri, perché sono solo lo 0,5% della popolazione. Però questo problema non è molto significativo per questo paper, perché i nobili sono presi come classe a parte, dunque l'aggiustamento non riguarda i nobili. Abbiamo dunque diversi tipi, abbiamo la possibilità di confrontare diversi tipi di nobili e alla fine c'è un tentativo di utilizzare una regressione per spiegare che cos'è che porta i nobili a cosa spiega la ricchezza dei nobili sostanzialmente. Questo è il nostro sample bilanciato, dunque dopo l'aggiustamento per età. Abbiamo ancora un problema con il 1800, dunque dobbiamo ancora capire esattamente cosa succede nel sample iniziale e nell'aggiustamento, perché a differenza degli altri anni abbiamo una proporzione più bassa di nobili di rank più alto. E questo potrebbe essere dovuto ai dati, ma anche all'aggiustamento, se alcuni dei nobili di rango maggiore sono giovani nel nostro tempo. Dunque il 1800 ha qualche problema. E poi abbiamo anche old and new nobility, ma non ne discuterò in questo paper. Dunque, i dati finalmente. Quanto ricchi sono i nobili in media rispetto alle altre classi sociali? Nel primo anno sono in media 59 volte più ricchi dello svedese medio e hanno sicuramente una traiettoria discendente tra il 1800, appunto perché non abbiamo abbastanza high rank nobles, è un po' strano, è una stima probabilmente troppo bassa, però in generale guardando agli altri anni si vede una traiettoria discendente rispetto alle altre classi sociali. Dunque la domanda che ci siamo posti è: la nobiltà svedese declina in modo omogeneo e sono tutti quanti più poveri in termini relativi rispetto alle altre classi sociali, oppure succede qualcosa al suo interno? La prima cosa da guardare è sono degli indici di disuguaglianza standard, e da qui vediamo che, a parte il 1800 naturalmente, la diseguaglianza dell'indice di Gini aumenta circa 10 punti. E anche le top shares, a parte il problema di quell'anno, aumentano
in questo periodo. Dunque c'è qualcosa che sta succedendo all'interno della classe nobile. Ok, dunque, una cosa che possiamo guardare è che cosa succede nella average wealth, nella ricchezza media tra low and high nobility. Sostanzialmente, come ci si aspetterebbe, i nobili di rango più alto sono molto più ricchi degli altri. Naturalmente sono più ricchi in tutti i periodi, però osserviamo un aumento della ricchezza relativa dei nobili di rango elevato rispetto agli altri. E quello che facciamo è andare a vedere per questi due gruppi, questo per tutti i nobili, come è strutturata la loro ricchezza. E sostanzialmente questo è per tutti i nobili, non vediamo grandi cambiamenti nel nostro periodo. Dunque rural real estate, dunque la terra, è circa metà della loro ricchezza, è un terzo in investimenti, è abbastanza poco in urban real estate, e poi c'è un declino dei questo è sostanzialmente gioielli, cash. Però guardando ai nobili di rango più basso, vediamo che c'è un aumento molto significativo della parte che viene considerata più produttiva, più legata all'industrializzazione della ricchezza, che è appunto claims and investment. E allo stesso tempo si vede un declino come share sostanzialmente della terra. Che cosa succede per invece i nobili di rango più elevato? Il pattern è molto diverso. E in termini relativi gli investimenti diminuiscono e la share di ricchezza che è inglobata nella terra aumenta di molto, da 37 al 69%. E dunque questi due gruppi mostrano un pattern molto diverso. Questo l'ho già spiegato. Brevemente, una domanda che ci siamo fatti è: va bene, e dunque è la terra, è una questione di aumento dei prezzi della terra oppure è una questione di accumulazione fisica della terra da parte di una parte della nobiltà? E sostanzialmente questo è un confronto tra i prezzi della terra, cioè il tasso di crescita dei prezzi della terra, che è questo, e questo è l'aumento dei prezzi generali. E come si vede, l'aumento dei prezzi della terra è molto più elevato. Nel paper, non c'è una rappresentazione, c'è anche un tentativo di guardare all'accumulazione della quantità di terra, e si vede che il 25esimo percentile, il primo percentile, ha una quantità di terra costante nel tempo, mentre il 75esimo percentile raddoppia la quantità di terra. E dunque da questo suggeriamo che c'è sia un effetto di prezzo, che probabilmente è prevalente, ma anche un'accumulazione fisica della terra da parte di questa elite. Non so se ho tempo di... 3 minuti. 3 minuti, ok, perfetto. L'ultima parte dell'analisi empirica è un tentativo di descrivere tutto questo attraverso un'analisi OLS, e dunque prendiamo la ricchezza netta e la spieghiamo con l'età, sesso, il contesto, dunque rurale e urbano, la regione, sono solo 3 macroregioni per la Svezia, non abbiamo le regioni più dettagliate, rank, dunque high or low nobility, marital status, capiamo, verso la fine dell'inglese aumenta, l'anno in cui la famiglia è stata ennobled,
e poi soprattutto questa è la nostra variabile che ci interessa, la percentuale di rural real estate nella ricchezza e naturalmente anche la percentuale di debito che è inserita. Sostanzialmente quello che vediamo è che la percentuale di real estate all'interno della ricchezza diventa significativa e questo coefficiente cresce nel tempo. Abbiamo usato repeated cross sections perché i prezzi non sono deflazionati, dunque per il momento non possiamo metterli assieme. Spero che riusciremo a fare anche una pool per aumentare il numero di osservazioni. Altre particolarità, ci si aspetta, la high nobility è positivo, è significativo, dunque far parte del gruppo di nobili con lo status più elevato aumenta la ricchezza. E un'altra particolarità, un'altra caratteristica è che l'R quadro aumenta nel tempo, suggerendo che l'utilizzare la share of rural real estate è sempre più significativo nello spiegare la wealth inequality. Dunque le nostre caratteristiche in generale sono sempre più significative nello contribuiscono sempre di più in questo periodo a spiegare come i nobili perché come è distribuita la ricchezza, cioè come viene, sì, non distribuita ma accumulata, grazie, la ricchezza dei nobili. Questo è un commento alla regressione. Per concludere, il risultato di questo paper è che la nobiltà come aggregato diminuisce la sua percentuale di ricchezza totale in Svezia, circa dal 29 al 5%, però osserviamo una polarizzazione tra questi due gruppi di nobili che sostanzialmente suggerisce la creazione di questo gruppo di super ricchi. Sostanzialmente quelli che non sono quelli che diventano più ricchi sono però paradossalmente in un certo senso quelli che aumentano la loro ricchezza che è più collegata all'industrializzazione, dunque la ricchezza, la percentuale di investimenti nel loro portafoglio. Sostanzialmente questa è una interpretazione un po' diversa da altre per altri paesi, però è simile a quella di Leven per la Svezia, dunque l'idea di questa creazione di un gruppo di super ricchi. Questa è la prima volta che questo fenomeno viene descritto dal punto di vista quantitativo. Per finire, la tesi di Clark su una mobilità sociale e una persistenza dei nobili in Svezia, che è un paese che viene considerato nell'immaginario collettivo come un paese molto ricco, è in qualche modo confermata. E oggi è molto più difficile avere un'idea di esattamente quanto sono ricchi i nobili svedesi, però basti pensare che 31 delle 50 estates più grosse della Svezia sono ancora in mano a famiglie nobili. Dunque, sostanzialmente, questa è una frase di uno dei miei coautori. Sembra che il re sia stato molto bravo a mantenere la promessa che aveva fatto nel 1723 di non interferire sulle proprietà immobiliari della nobiltà. Grazie.
ovviamente ci plaude la relatrice e non la famiglia reale di Svezia. E qui ormai il usual disclaimer apply, io di Svezia ne so molto poco. Quindi ringrazio Michelangelo per avermi invitato a discutere il paper della Svezia. No, ovviamente grazie per questa opportunità di leggere questo lavoro. Io ho trovato il paper a uno stadio abbastanza fresco di scrittura e quindi ho pensato che fosse cosa utile a chi l'ha scritto condividere un paio di considerazioni iniziali e poi dare consigli o commenti seguendo un pochino l'organizzazione delle sezioni, perché ho trovato qualche difficoltà. Allora, la prima che mi hai chiarito con questa presentazione è condivido la mia impressione che è un dataset molto importante. È una raccolta, abbiamo visto due fotografie che non avevo visto, non ci sono nel paper, materiale difficile da raccogliere, quindi non bisogna sottovalutare l'importanza dei dati e lo sforzo che c'è dietro. Io sono stato in confusione fino alla fine di quanti fossero questi records usati, perché prima ho letto che erano 4.000, poi a un certo punto si dice che sono 800, poi ci sono 9.000 persone, poi ce ne sono 200. Bisognerebbe, secondo me, aiutare a capire quanti sono che vengono usati. Sono 200 all'anno. No, poi l'ho capito 800. Perché l'hai presentato, però è stato un processo. Allora, forse molte di queste cose bisogna dire che, secondo me, fai troppo affidamento su un paper che io non ho letto, in cui forse tutti i dettagli metodologici vengono descritti. Però qui non è rimasta traccia, non c'è nulla che aiuti a capire forse anche la complessità degli aggiustamenti. Adesso qualcosa in più ho da dire, però diciamo tutto quello che è stato scritto, forse un paper gemello, non lo so, perché c'è un... No, è un paper che prende tutta la popolazione e usa non solo i nobili ma tutta quanta, ecco, la popolazione. Ecco, questo arrivo, va bene. Allora, la seconda domanda, no? Perché la ricchezza? Io ho trovato tre motivi per cui dovrei interessarmi alla ricchezza: social prestige, social standing and political power. Come un economista e come storico economico li trovo tangenti, insomma, sì, certo, sono interessato, ma avrei tanti altri motivi come economista del benessere, la ricchezza, come tu hai accennato. Cioè, nella presentazione non fa giustizia, quello che, cioè non c'è quello che tu hai detto nella presentazione nel paper. Io penso che qui prendere un angolo un po' più chiaro del perché ti interessi in questo paper della ricchezza, perché questo è forse quello che hai fatto. Io dopo sono critico su quello in cui concludi, però penso che sarebbe utile dirlo dall'inizio perché ci interessiamo a questa ricchezza. Oh, e sulla nobiltà, io qui sono un economista, io non lo so, non sono sicuro del perché mi interessi. Allora, è il top, cioè questi nobili coincidono nella distribuzione personale della ricchezza con i ricchi? Allora, il fatto che sono nobili per me è come dire che sono biondi o sono... Ma se non so dove si collochino nella... Se ci sono delle persone non nobili ma più ricche, allora io sono perso, questi numeri non so più come interpretarli. Cioè, li devo collocare lungo la distribuzione. Allora, se è mia ignoranza, perché tutto il mondo, tranne vecchi, sa che i nobili sono inequivocabilmente il top 0.5% della coda di destra, allora... mi scuso io, altrimenti bisogna aggiungere qualche cosa, perché inizio a capire che c'è qualcosa in più solo in una fase così avanti del paper, che forse l'ho già lasciato prima se non fossi stato costretto a essere discusso. Ora, un grande contributo che io sappia è Daniel Baldock, che ha scritto paccate, sono stato intimidito dal documentarmi su quello che ha scritto. Tuttavia penso che debba occupare un pochino più di spazio nel dire in che cosa differisce il vostro contributo da tutto l'opus magnum, perché ha scritto tantissimo con i suoi coautori. Secondo, e questa è una domanda che forse in molti hanno, perché ci fermiamo nel 1900? Siccome esistono stime che vanno avanti fino ai giorni nostri, non so se solo dei nobili, però questo è collegato alla mia domanda precedente, no? Questo è lo Scandinavian, e lì vorrei anche vedere, se possibile, se le vostre stime un po' si parlano con le loro, perché altrimenti delle due l'una, no? Quindi credo che sia utile
portare dentro tutto questo pezzo che mi sembra molto focused e relevant per il vostro paper, di cui ho trovato poco. Oh, questa è una critica un po' banale, però poi te la condivido, ed è una citazione presa a caso, okay, in cui fai uno statement: siccome il contributo di questo paper è squisitamente empirico, per me espressioni come quite a lot of inequality non dovrebbero proprio trovare spazio. Dico questo perché non è che sono stato picky nel scegliere un passaggio per fare il discussion, no? Ma perché ce ne sono proprio tanti di questi termini che, come economista, vorrei, avverto geneticamente la necessità di avere una definizione più possibile e precisa, no? Allora, high and low, anche qui mi chiedo, dal punto di vista della, se è l'unica segmentazione, noi usiamo percentili, usiamo delle altre cosette, vorrei capire perché questa distinzione. Lì sono nobili. Ho capito, però come mica ho solo bisogno di capire. È complicata dalla... Sì, però devo capire a cosa mi serve, hai capito? E se questa distinzione è stabile nel tempo, perché non lo so, a me sembra una cosa inherently relative, e se così è, andare nel tempo o un metro che cambia di misura, non capisco più. Però insomma, ho bisogno di questo. L'elenco è lungo, cioè questi termini ormai hanno una letteratura che va definita, sul middle class è definita come, aperto un po', condivido sensazioni di lettore, diciamo, poi dopo... Ok, quindi c'è un aspetto secondo me di raffinamento tenendo conto che questi termini hanno una controparte analitica che secondo me dovrebbe essere tenuta portata dentro. La sezione 2 secondo me manca un pochino di focus. Ho imparato tante cose, ma sono uscito confuso da come sono state organizzate, e ti faccio solo due esempi. Ho letto con interesse questa storia dei privilegi, però non se ne fa uso nel paper, no? E io mi stanco a leggere, quindi non ho capito perché mi serve, su che cosa significhi ricchezza esattamente. Questo viene fuori molto avanti nel paper, e siccome tu giustamente mi dici la terra è la parte più importante, io inizialmente ho letto beato pensando per 10-12 pagine che fosse solo terra, poi invece è venuto fuori che c'è tutto. Questo dovresti dirmelo subito, no? Anche perché mi ecciti molto di più quando leggo, perché altrimenti... Poi c'è questa cosa dell'international comparison, questa è proprio, credo che ci sia solo nella versione che ho letto, Francia e Belgio dentro, ma ce n'è tantissimi di paesi, quindi mi piace, siccome sono due paragrafi, se lascio un international comparison, il mio suggerimento è di prendere a bordo la ricchezza che c'è di... Va bene. Oh, attrition si applica a questa, io qui ho perso, ho detto, oh, ho riletto tutto, ma attrition per me sono dati panel, e quindi non capisco, non ho capito che cosa, proprio neanche che cosa significhi in questo contesto, quindi può darsi che io manchi qualcosa, non so se siano le stesse, ma mi ha buttato nel panico, perché per me attrition vuol dire perdita di osservazioni in un campione longitudinale, no? Quindi questa è solo una richiesta di chiarimento, però complimentari. Allora, qua c'è una serie di n slides sulla accuratezza delle stime. In pochissimi minuti. Infinito. Allora, c'è una discussione, io qui mi sono permesso di, diciamo, sottolineare i verbi modali usati in queste pagine. We believe, we don't believe. Allora, questo è un modo di discutere, cioè c'è chi ha detto così e c'è chi ha detto cosa, noi crediamo a lui. Il resto della letteratura che io conosco, qui ho citato un po' delle cose italiane, Baffigi perché forse è un terreno comune, ha fatto la ricostruzione nel 2007 ed è un paper che ti uccide perché discute ogni singolo dettaglio per riuscire a estrapolare dalle liste, come si chiamano, del post-mortem, tenuto conto degli incentivi a evadere, della non linearità dell'evasione, misreporting, eccetera eccetera. Qui non c'è proprio niente. Sono svedesi però io sono italiano, abbiamo la tradizione Matteo Pantaleoni che stima in maniera straordinaria per lo stock della ricchezza a fine 800, con una ricchezza di accortezze tecniche che dovrebbe trovare una sponda anche in un lavoro di qualche anno dopo. Allora,
Questa è la parte che più mi preoccupa e poi vado a chiudere, cioè c'è questa tabella qui in cui mi dici abbiamo un problema di rappresentatività e mi fai vedere che aggiusti, e l'hai spiegato giustamente, per la struttura dell'età, ma io non sono riuscito a capire che cosa sono queste colonne, soprattutto cosa sia questo inquietante true. Non l'ho proprio capito. Allora, quella è la popolazione del censimento. Ok. Allora ho due scelte, va bene. Allora mi spiegherà come, però io credo questo, se quello che ho capito che fate è post stratificare, che questa è la parola tecnica che si fa in questi casi, allora la userei, perché così il lettore post stratificazione, l'articolo famoso sulla Royal Statistical Society di Holt and Smith del 79, se questo è quello che fate, allora da un lato mi fai contento, ma dall'altro butterei giù la restante parte del paper, perché se post stratifichi, se questo è quello che fai, allora io acquisto il motivo per cui post stratifichi, cioè questo diventa un campione che non era rappresentativo, porti l'informazione true, cioè dal population census, e lo rendi rappresentativo. Da quel momento in poi tu puoi fare solo una cosa: uno, usare l'adjusted, cioè il post stratify, questa è la terminologia che suggerisco, e poi fai delle stime a livello nazionale, period. Non puoi entrare dentro uno strato, perché dentro lo strato i pesi non si applicano, cioè tutte le persone che tu dici replico n volte, ok, tu non, l'analisi all'interno di una certa classe d'età non la puoi più fare. No, ma all'interno di una classe sociale, cioè... adesso non ci arriviamo anche lì. Allora, abbiamo chiarito che la post stratificazione, questo ci consente di fare la mia prima, diciamo, considerazione è che se questo è post stratificazione, allora questo tipo di ragionamento, un po' uso l'adjusted, cioè il post stratified, un po' quell'unadjusted, non può più essere, cioè l'unadjusted non si può più usare, secondo me. Quindi non puoi più andare dentro una cella che tu hai riproporzionato rispetto a tutte le altre, perché dentro quella cella i pesi sono costanti, non puoi più fare niente. Questa è la mia e questo, diciamo, la lezione è che ho il sospetto che tu stia cercando di estrarre un po' troppo, perché non resisti alla tentazione di entrare dentro la cella, ma non ce la, il campione non ce l'ha fatta. Due cose velocissime, ce l'ho ancora due minuti o no? Non lo so, te lo dico perché non sì. Ho sì, va bene. Questa tabella che anche tu hai commentato, se parli di inequality, il mio suggerimento è di non usare mai questa media come base, perché la media è molto fragile, una banalità, è molto fragile naturalmente statisticamente. Si usano i percentile ratios, quindi o sostituisci la media con la mediana, ma nessuno ti impedisce, se sappiamo la numerosità campionaria, di usare un decile o un'altra cosa, però almeno il lettore si trova in una metrica più familiare. E io, questo è il mio secondo grande sconcerto, se tu non mi dici questi gruppi, nobility, borghesia, farms, eccetera, la loro population share, io non ci capisco più niente. No? Allora, cioè se tu non mi dici la dimensione dei gruppi nel tempo, questi possono avere delle population share molto grandi e io non capisco più, l'inequality non si stima più sostanzialmente. Quindi questa è la seconda, giusto un commento che non sia di misurazione, se no non mi invitate più. Io non resisto a guardare solo i nobili, di cui ti ho detto mi devi fornire una fotografia perché non guardo anche gli altri, tanto più che mi dici che c'è un'industrializzazione in corso. Se guardi i poveretti, per i quali nutro professionalmente una maggiore empatia, workers and low middle class, trovo che questi poveretti nel corso di 150 anni non si muovono. Adesso capisco che hai arrotondato. Credo sia un errore. Ecco, speriamo per loro, perché vuol dire che la Svezia diventa un modello di industrializzazione terrificante. Scusa, per i non nobili. Credo sia un errore. No, vabbè, meglio così. Sì, no. Però, diciamo, se questo fosse, al di là dell'errore, se fossero bande così piccole, perché su 150 anni un paese che si industrializza, io devo vedere una rivoluzione nella struttura. Anche avendo le quote possono rimanere molto elevate dei super ricchi, però la devo vedere. Va bene. Qui secondo me sei caduto un po' nella trappola, ci sono delle pagine, 3 o 4, diciamo, dell'anecdotical evidence, in cui ci uccidi interessanti dettagli su queste 3 persone, però lo cito perché questo è un esempio di chi
post-stratifica, ma poi non resiste alla tentazione di entrare dentro le celle che ha post-stratificato. Non, questo non si può fare, statisticamente non si può fare. Va bene, questo lasciamo perdere. Allora, questo è l'altro grande quesito, confidence intervals, che trovo, questo presume un campione. Mi sto chiedendo come li hai calcolati, no? Perché questo è un concetto che viene fuori quando i campioni. Forse se hai usato i... non lo so, però ti chiedo un chiarimento tecnico di come fai a produrre i confidence intervals qui. E io non sono riuscito a trovare la numerosità di cella. Se tu hai 200 osservazioni l'anno e mi post-stratifichi e non mi mostri come si distribuiscono le numerosità, io mi preoccupo moltissimo, perché queste misure sono, c'è un paper su Econometrica del 96, sono proprio unbound, il bias è unbounded. Quindi vuol dire che basta un numeretto e questi numeri vanno dove vogliono, no? Questo significa che metti un po' di robustezza. Qui non vedo, io il pattern l'ho cercato ma non ho capito qual è la storia, quindi secondo me devi aiutare il lettore nel leggere questi numeri, perché di per sé trovo una costanza e direi di avere finito. L'ultima, questo suggerimento costruttivo. Sì, sì. Cioè, questa tabella secondo me è bellissima, no, al contrario. Okay. Guarda, ho scritto, very interesting, okay. Molto interessante. Qui tu mi fai vedere il CPI medio e il CPI della terra. Questo uccide Piketty. Perché tu hai una dinamica, cioè io ho fatto uno studio simile, un prodomo medio con Cannaria d'Alessio, e abbiamo studiato i prezzi delle case, della terra, cioè, e viene fuori che hanno una dinamica molto più veloce del CPI medio. E esattamente quello che abbiamo nella tua tabella. Questo è quello che spiega sostanzialmente, nel caso italiano, ma mi pare anche svedese, l'aumento del numeratore nel famoso ratio picchettiano. Allora, questo è un problema legato ai prezzi delle case, non è un problema dell'inerente instabilità del capitalismo, no? Quindi secondo me una considerazioncina o un paragrafetto su questa cosa qui può valere la pena farla, perché butta giù la mantle measure, non la compro. Cioè, tu hai una misura, hai un metro che mi dici che cambia nel tempo e mi costruisci un trend, non esiste. Secondo me non è, o mi spieghi. Ma quello è un problema di tutta la storiografia svedese, perché le misurano così, non hanno misure sì, di grandezza. Però tu innova, ti devi tenere pura e non usare, cioè dire che aumento nel tempo quando ad ogni anno mi cambi il metro e non sai come cambia, secondo me ti distingui di più se resisti a fare questo che non farlo. Cioè, se sei una a me pare una bad practice. Ultima cosa, la regressione. La regressione l'ho trovata un po' deboluccia, perché la mia prima reazione è che chiaramente data driven, cioè ci sono dei, se mi chiedo quali sono le determinanti della ricchezza non mi viene in mente il tuo set di covariate, me ne vengono in mente molte altre, ma non ce le hai e non te le posso chiedere. Secondo, argomenti di fare unadjusted. Carlo, adesso che servivi ancora di più, che stavo con una cosa econometrica. Vabbè, dopo Anna è l'ultimo commento vero. Anna, qua c'è un paper bellissimo di Wooldridge con il titolo più bello della storia degli ultimi anni, che è What Are We Waiting For? Dove waiting è nel senso di pesare, per cosa che discute quando pesare o quando non pesare. Allora, il mio understanding è che tu dovresti usare unadjusted, ma Wooldridge dice guarda, è una cosa molto controversa, quindi ti lascia fare anche adjusted. Quindi io tu uso potresti, tu usi unadjusted, sì. Io vorrei adjusted. Ah. Wooldridge ti dice guarda, riconosco che non è così clear cut, quindi c'è spazio per disagree e mi puoi mandare a quel paese. Tuttavia lui dice anche che due considerazioni: quando le stime pesate e non pesate non vanno d'accordo, c'hai un problema di specificazione. Quindi la preghiera è fammele anche pesate, così forse mi risolvi anche il problema della specification, perché l'R quadro che aumenta tantissimo nel tempo a me non piace molto, perché può voler dire che la tua specificazione è cattiva all'inizio e quindi non sono contento del tutto. Quindi concludo dicendo che secondo me le tue attuali conclusioni sono un'ottima introduzione che attrarrebbe molto il mio interesse nel leggerlo, quindi non si butta niente ma si permuta, e dopo le conclusioni le
le respingi perché secondo me no, nel senso che secondo me i dati non ti legittimano quelli che io ho visto davvero a sostenere la tesi che tu dici dell'impauperamento, perché l'errore grosso secondo me è di entrare dentro lo strato tecnicamente, questo non lo puoi fare. Grazie. Bene. Grazie. Domande? Io volevo... Lele. Sì, io volevo dire una cosa a favore, una piccola appunto. A me fondamentalmente questo sembra un paper più che sulla misura della disuguaglianza interna alla Svezia, sulla misura del cambiamento, quindi è un taglio più politologico, sociologico, che non economico in senso stesso, costretto come lo fai tu fai vedere, quanto la rivoluzione industriale che scalza via i vecchi oppure no, quindi una misura sul cambio. In questo senso mi sembra abbastanza chiaro. Però c'è un errore che ti devo notare, piccolo, cioè voi nell'abstract scrivete che il nobile medio era il 60% più ricco dello svedese medio. E io ho iniziato a leggere sto paper pensando, ma questi nobili non erano particolarmente... 60 volte più. Nell'abstract scrivete il 60%, poi arrivato alle conclusioni scopro che è il 60 volte. Però è parecchio diverso, io pensavo, ma chi sono sti nobili svedesi? Sono il 60% più ricco. Che poveretti, Paolo. Domanda molto veloce. La tabella quella dove si vede quanto sono più ricchi, credo sia la 2, quanto sono più ricchi i nobili rispetto a fatto vedere anche... vecchi, ora se si potesse riproiettare un attimo. Bisogna andare alla regina, però qui non lo so. No, no, dietro. Ecco questa. Cioè, nel 1750 sono 60 volte più ricchi, poi nel 1800 sono 21 volte più ricchi, nel 1900 sono 19,3 volte più ricchi, se ho detto bene. Non mi sembra ci sia questo. Cioè, il declino grosso è fra 1750 e 1800. Poi dopo più o meno, anzi non è dall'800 all'850. No, però anzi lì aumenta, diventa più ricco. Poi no, ma lei forse ha spiegato l'800 come l'800 ha un problema di rappresentatività, dunque probabilmente dovrebbe essere sopra i 1850. Okay. Ma posso dire anche io una cosa, scusa, perché come si non toglie che il grosso declino nella seconda metà del 700. Questa è una cosa tipica, cioè tu ti potresti benchmarkare con i paesi di oggi, prendi il paese più diseguale del mondo, Sudafrica, calcolati un indicatore standard come si fa oggi, non fanno le medie perché sono non robuste, ti calcoli il 90° percentile e lo dividi per il decimo, se ti viene un valore più grande di 25 hai il sospetto enorme che ci sono degli outliers, se ti viene 60 hai la certezza che hai degli outliers, a mio parere. Ok, comunque la domanda era... Cioè, mi sembra il declino sia all'inizio, poi dopo almeno dei dati. Ma quindi è instabile il 1750 o il 1800? Il campione del 1700 che lui dice una cosa. Lui, e lei dice una cosa. Secondo me è il 1800 perché ci sono troppi pochi nobili di alto rango. Il 1800. Giovanni dice una cosa. E dunque la media crolla perché... Noi abbiamo anche pensato ci fosse stato un qualche motivo nel modo in cui sono stati raccolti i dati, dunque, perché anche prima dell'aggiustamento sono di più, però o rifacciamo completamente quell'anno. Beh, se noi togliessimo il 1800 avremmo una diminuzione a un saggio quasi costante. Ma non si fa. O si rifà l'800. Alessandro. No, secondo me manca un pochino nella presentazione, sembra che tu l'hai un pochino delegata ai tuoi colleghi esperti, però secondo me qualcosa sulla nobiltà, come si acquista, come si perde, chi sono i nobili, come si diventa nobile in Svezia, va un pochino detta, perché per esempio nella mia ignoranza assoluta della storia svedese so che il re di Svezia deve essere Bernadotte, che diventa re in quel periodo lì, non so se questo era un cambiamento anche della nobiltà... svedese, sì, perché Napoleone va bene, certo, però dopo è stato tenuto, diciamo, e per cui secondo me va un pochino chiarito questo punto, appunto, perché è il tuo campione, per cui come si diventa, quanto è aperto questa nobiltà, come si diventa nobili, se si perde anche il titolo nobiliare oppure ci sono delle estinzioni. Credo che il paper abbia molto più informazioni, per questioni di tempo.
Altre osservazioni? Domande? Bene. Allora, rispondere? Non so se riesco a rispondere a proprio anche rapidamente, così Michelangelo non mi tirerà le orecchie. Allora, primo punto sulle stime già esistenti. Sì, il paper su, generale sulla popolazione ha tutte queste comparazioni, ma sostanzialmente noi portiamo indietro di 120 anni le stime di Roland Balderson. Dunque le portiamo a prima dell'inizio dell'industrializzazione, quella è l'idea innovativa. E sono molto simili, dunque si incontrano, nell'altro paper si vede, si incontrano in un punto molto simile, che poi sono le stime che vengono usate anche da Piketty. Dunque siamo abbastanza, anche perché sono metodologie simili. Tutti i commenti di forma sono d'accordo, è molto difficile scrivere in quattro avendo ambiti così diversi. Dunque un po' si vede, nel senso che forse sì, lo so, è difficile andare dallo storico e dirgli ti riscrivo la sezione sulla storia svedese, soprattutto da parte mia. Però alla fine quando li mandiamo cerchiamo di darli a qualcuno che li rende omogenei gli stili, diciamo. Sulla definizione delle varie classi che non sono la novità, anche lì l'altro paper ne discute di più. Purtroppo è difficile ripetere completamente tutto quanto quando si fanno lavori uno dopo l'altro. Comunque sì, ci sono delle classi più specifiche che abbiamo aggregato in quattro classi principali. Sugli outliers in effetti abbiamo problemi ad avere classi più specifiche perché non abbiamo abbastanza osservazioni e alcuni outliers uccidono tutto quanto quando aggiustiamo. E la novità naturalmente ha più probabilità di avere outliers rispetto ai contadini eccetera. E sulla grandezza delle classi credo che nel paper ci sia quanto sono quante persone ci sono in ogni gruppo. Dei nobili? Adesso non so. Vabbè, comunque. Comunque lo renderemo più chiaro. E anche i termini tecnici che magari sono usati per sbaglio vogliono dire qualcosa in econometria, ma un coautore che non lo sa li usa e bisogna stare attenti. Dunque quello è sicuramente qualcosa che devo fare io. Altri punti direi che sono d'accordo su tutti gli altri punti e guarderò i paper sul pesare o non pesare. Ho utilizzato il campione non pesato per fare la regressione perché non volevo avere delle repliche nella mia regressione, perché naturalmente infatti io le repliche non le ho capite, perché non devi replicare niente, cioè tu pesi, a quel punto hai un record che ha un peso esattamente come c'è un problema. Noi vogliamo avere un campione dei nobili che sia comparabile con gli altri e dunque abbiamo tolto i nobili dal campione aggiustato di tutta la popolazione. Dunque i nobili hanno un aggiustamento non solo per età, ma anche in qualche modo sono non molto, ma sono influenzati dall'aggiustamento per le classi sociali. Dunque non è esattamente prendere i nobili. E poi comunque ci sarebbero dei sì. No, l'adjusted avrebbe dei doppioni per l'età, per l'aggiustamento per l'età. No, leggi il paper, poi dopo noi riparliamo. Bene, mi sembra un ottimo. Ci sono duplicati, forse non ha senso fare duplicare i rec, scusa. Ok. Affidiamo a Michelangelo le conclusioni. Sì, io sarò molto breve, anche perché le giornate sono state intense, quindi non probabilmente possiamo fare una cosa molto rapida. Due cose sum up. Gli obiettivi di H-Tune mi sembra che oggi si sono in qualche modo perseguiti. Network fra le 4 3+1 università toscane,
discussione informale ma anche franca, come si è visto, di ricerche di storia economica che abbiano un respiro internazionale. Quindi l'obiettivo è costruire un network di storici economici italiani che poi possano studiare il Gabon, l'Angola, la Svezia, la Prussia, non c'è limite a questo. L'idea era di fare un network degli storici economici italiani, dico fra un attimo perché. Interazione intergenerazionale l'abbiamo vista, c'è stata, e l'idea di arrivare alle best practice internazionali. Purtroppo, visto che questa è la situazione degli output degli storici economici italiani strutturati, che è un quadro desolante, nel senso che ci sono 140 storici economici italiani che non hanno pubblicazioni negli 8 top journals che ho definito in questi giorni, quello che vorrei dire, vorrei cercare di costruire da qui ai prossimi anni è cercare un po' di ribaltare questa situazione. Abbiamo avuto recentemente una sconfitta drammatica nel convegno di Brescia, dove arrivati all'idea di proporre un candidato modernizzatore, questo candidato ha preso il 14% dei voti contro i candidati dell'establishment che invece hanno preso l'86%. Questo non ci scoraggia, non ci scoraggia affatto, non scoraggia me soprattutto, altri magari come Giovanni sono più pessimisti di natura, però ecco, l'idea è che in questo contesto noi vogliamo costruire una comunità di persone che invece hanno un approccio diverso e anche cercare di prendere dei giovani che oggi stanno all'estero e se possibile riportarli, se vogliono ovviamente, riportarli nelle nostre istituzioni italiane perché abbiamo bisogno di loro. Quindi Mattia, Francesco, tutti quelli che sono qui, Gabriele, che sono all'estero, possono contare su questa comunità, ma forse anche ci possono segnalare, perché ce ne sono altri di giovani che stanno all'estero e che fanno ricerche di buon livello. Questo è l'augurio, una cosa che sicuramente faremo nel prossimo anno, anno e mezzo, riorganizzeremo un altro paio di workshop, sicuramente uno a Pisa e poi forse anche un altro a Siena nel 2018. Vi ringrazio tutti, non so se qualcuno vuol dire qualcosa, forse Giovanni, e poi possiamo anche chiudere qui. Appunto, a parte che naturalmente io sono pessimista per natura, ma volevo semplicemente ringraziare Michelangelo, il quale ha organizzato. Ovviamente si spera che tutti voi poi almeno ci fate sapere nei stupendi top journal in cui pubblicherete questi articoli e farete un ringraziamento anche a questo workshop, se non altro per dimostrare a quelli di Brescia che stiamo facendo qualche cosa un po' diversa da loro. Quindi nuovo ringraziamo Michelangelo. Velocemente, diciamo, non sarebbe, insomma, ci sono stati casi in passato, non pochi, di paper presentati in questi workshop che poi sono stati pubblicati in riviste top, quindi nel senso non è che si parli di aria fritta, questo succede, quindi invito a fare altrettanto. Bene, grazie a tutti. Grazie. Grazie.